Rientra nell'ambito di un'iniziativa, una scuola di formazione estiva che si sta tenendo al convento di Terzolas. Vi segnalo che ci sarà un altro incontro pubblico nel pomeriggio di sabato, sarà un incontro con amministratori locali, per cui chi volesse raggiungerci si terrà la torraccia di Terzolas. Grazie, buona serata. Vi segnalo che sul banchetto sono disponibili testi e libri di alcuni relatori che sono presenti tra di noi e alcuni libri della casa editrice Il Margine. Buona serata e adesso. Buonasera a tutte e a tutti. Dobbiamo molto, con molto piacere dare la parola per un saluto a chi ci ospita. E quindi la prima che ci saluterà con gioia è l'assessora Luciana Pederniana, assessora alle politiche sociali e cultura della comunità della Val di Sole. Lo dico per i partecipanti alla scuola che non la conoscono. Prego. Grazie. Allora, buonasera a tutti, un saluto dalla comunità della Val di Sole, che oggi è veramente lieta ed onorata di ospitare qui nella propria sede di Malé l'associazione Rosa Bianca e la casa editrice Il Margine per questa importante serata, dove si parlerà appunto di Costituzione, io penso un tema quanto mai, diciamo, attuale e importante in questo momento, visto che a breve saremo chiamati anche al voto. Ringrazio gli importanti relatori di questa serata e lascio la parola a Villa, a voi vi auguro un'interessante e profonda serata. Grazie. Grazie. Allora, la scuola estiva della nostra associazione, Rosa Bianca, che torna da qualche anno ospitata in questa bellissima Val di Sole, e quest'anno veramente non possiamo lamentarci, questo sole ci ha accolto e ci ha avvolto, quest'anno ha come titolo Più lento, più dolce, più profondo, parole e azioni utopiche per il nostro tempo. Questo titolo nasce da una citazione di un uomo politico a noi molto caro, che è stato Alex Langer, e che abbiamo voluto ricordare ed onorare anche attraverso queste parole. E io farò una piccola introduzione che ci consente di inserire il dibattito di questa sera nel vivo della scuola della Rosa Bianca, che è iniziata ieri sera con una serata di accoglienza, e nel vivo del dibattito politico di queste settimane e di questi mesi. E vorrei partire con esprimere due sentimenti di gioia e di consapevolezza di essere dei privilegiati e delle privilegiate questa sera, per il fatto di essere in un luogo ospitale che soavemente, dolcemente, ci invita a fermarci per ascoltare, contemplare, riflettere, condividere e, perché no, sognare.
siamo privilegiati perché siamo qui e liberi, libere e non sotto le macerie di ogni tipo, da Aleppo ad Amatrice. Siamo qui vicino ad un vecchio confine, siamo stati al Passo del Tonale a leggere dei passi della Costituzione, di cui stasera parleremo, insieme ai volantini della Rosa Bianca e alla Carta dei diritti dell'umanità e dell'Europa. Siamo vicini ad un confine vecchio che è stato superato dalla storia e che è diventato un grande prato, e il Prato del Tonale, superato dalla storia e dalla pace dopo un sanguinoso conflitto. E siamo qui privilegiati e per questo contenti, perché non ammucchiati in un prato sotto le stelle davanti alla stazione del comune di Como. È sempre un prato stellato quello del Tonale in questi giorni, tantissimo, che ci vede liberi, lì ci vede prigionieri di un confine non solo non superato, ma sempre più impossibile da oltrepassare. Secondo motivo di gioia e di consapevolezza del privilegio è che questa sera possiamo andare nel profondo, possiamo scendere lentamente verso questo nucleo pulsante della Costituzione vivente, quindi non della carta costituzionale, ma della Costituzione scritta nelle nostre menti e nei nostri cuori, e diventa Costituzione vivente, nucleo pulsante, perché è resa tale dall'amore di chi l'ha partorita, l'ha messa al mondo, l'ha coltivata e, perché no, qualche volta potata. E perché no, qualche volta anche soggetta a qualche innesto. Ma stasera siamo qui perché dobbiamo cercare di capire insieme dove si può e non si può tagliare, o dove si osa o si non osa modificare, che cosa si può o non si può innestare per avere un frutto. Stasera mi è venuto così un'ispirazione culinaria, una mela costituente, sempre antica e sempre nuova, che però profuma di buono. Il terzo motivo di gioia e di privilegio è che questa sera siamo qui con quattro persone, oltre a tutti voi che siete tanti e attentissimi, quattro persone che hanno un elemento, una passione in comune, pur nelle loro differenze di ruoli e che poi nella presentazione sottolineeremo, e cioè quattro persone che questa Costituzione la amano veramente. Sono tutti studiosi della Carta, tre costituzionalisti, tre giuristi, un magistrato, quindi tecnici competenti, ma da tanto tempo sono appassionati di questa nostra Costituzione vivente, e come tutti gli amanti e le amanti sono esigenti, sono a volte miti e pacati nel dimostrare il loro affetto, a volte più polemici, irruenti e forti nel difendere, nello spiegare, nell'approfondire. E quindi il motivo di gioia e di consapevolezza del privilegio è che questa sera siamo qui insieme e facciamo parte e veniamo beneficiati dall'offerta che ancora una volta la Rosa Bianca ci regala, per capire, per avere strumenti di decisione, per stare in piedi come cittadini e cittadine ed essere arbitri del destino comune della nostra collettività, così come ci regalava e ci spiegava Roberto Ruffilli, nostro fratello maggiore e grande maestro, nel 1988 a Brentonico, sempre in Trentino, nella scuola della Rosa Bianca di allora, intitolata Cittadini e sudditi, ricchi e poveri di potere in una democrazia che cambia,
sottolineo 1988. Quindi gioia e privilegio, ma dobbiamo mettere i piedi nel piatto, e questa è l'esigenza di tutti e di tutte. E quindi passiamo a cercare di capire come sarà impostato il dibattito di questa sera. Se voi avete visto il titolo della nostra serata, è dialogo sulla Costituzione tra riforme e incompiutezza, con un sottotitolo per una giovane Costituzione. In questa scuola lavoriamo con i ragazzi presenti e con gli adulti e le ragazze e sulle parole. Il sottotitolo della scuola è Parole e azioni utopiche per il nostro tempo. È una tradizione della nostra vita, della Rosa Bianca, ridare significato e senso alle parole e alle azioni. Anzi, faremo un laboratorio addirittura sull'ABC. E questa sera, quindi, le parole che avvolgono il termine magno, magnificente della Costituzione sono dialogo e giovane. Due parole leggere, apparentemente, come direbbe il viaggiatore leggero Alex Langer. Dentro questo dialogo e questa giovane stanno le riforme, ma anche l'incompiutezza, o come qualche giurista dice, incompletezza, inadempiutezza, che vedremo poi se qualcuno sottolineerà questi elementi. E quindi avere racchiuso questa parola riforme tra due termini leggeri non significa, significa mettere, qui abbiamo messo delle rose bianche, mettere come dei petali che avvolgono di questa rosa bianca anche il gambo, a volte non sempre diritto, o le spine. E quindi le spine dell'incompiutezza, le spine di qualcosa che rimane irrisolto, le spine di un dibattito aspro. E avvolgere in questi petali non significa annegare le contraddizioni, le contrapposizioni in una specie di cocktail di sentimenti, per cui stasera siamo venuti qui così, senza a voler anche mettere in luce le differenze forti. E quindi questa sera ci assumiamo la responsabilità di un dibattito forte, ci ascolteremo, capiremo, senza eludere il fatto che saremo chiamati ad uno schieramento, ad un sì no. Io sono una di quelle che avrebbe preferito un sì sì no no, e cioè quindi una scomposizione del quesito referendario. Siamo qui questa sera anche perché questa nostra comprensione, spero attraverso un dibattito competente ed acceso, ci spinga a diventare cittadini e cittadine consapevoli. I nostri relatori e le nostre relatrici, ve li presento, faremo un primo giro di una decina di minuti, circa 10-15, e poi un secondo giro, eventualmente stimolato, vediamo anche con i tempi, dalle loro reciproche relazioni, nonché da qualche domanda. Professor Onida è un nostro maestro e grazie alla sua competenza, alla sua disponibilità, è un punto di riferimento non solo per la Rosa Bianca ma per tutto il paese. E al di là del fatto di essere presidente emerito della Corte Costituzionale, che c'entra nel dibattito, col suo ruolo, con i suoi cambiamenti, con le sue nuove modalità di elezioni, lo sentiremo stasera, è stato per tanto tempo ed è docente di diritto costituzionale e che abbiamo veramente l'onore di avere tra di noi, e quindi alla mia sinistra. Poi qui subito vicino al professore c'è la docente Donata Borgonovore, che forse conoscerete di più perché è dell'Università di Trento, quindi gioca in casa. Per noi è stata preziosissima collaboratrice per la casa editrice che ha pubblicato per noi
il suo grandissimo contributo sulla riflessione sulla Costituzione con un titolo accattivante, che sono le quattro stelle della Costituzione e che sono quel cielo stellato di cui parlavamo prima. Alla mia destra il professore Stefano Ceccanti, docente di diritto pubblico comparato all'Università La Sapienza di Roma, ma amico di sempre, e come abbiamo fatto tanti percorsi insieme, spesso ci siamo trovati su posizioni differenti, ma sempre con questo atteggiamento di dialogo e rispetto reciproco. Non solo è docente, ma è stato ed è un uomo politico che ha studiato, proposto ed è anche responsabile di alcuni di questi passaggi di cui parleremo questa sera. Infine, alla estrema destra, dipende da dove si guarda, cioè se di lì è una questione di ottica e di prospettiva, abbiamo Pasquale Profitti. Calcola sempre dalla presidenza, quindi lui è la sinistra. Appunto, dipende da dove si guarda. Purtroppo non c'è tempo, ma la mia esperienza di viaggio in Africa, in cui avevamo portato un fanale per un pick-up, abbiamo fatto la dogana, la Charles de Gaulle, sembravamo dei terroristi ed era un fanale di sinistra, quando siamo arrivati mancava quello di destra e io ho detto scusate, ma ci avete fatto fare tutto sto lavoro ed è quello di destra, dipende da dove si guarda. Quindi io questo vivo con questa saggezza africana. Dicevo quindi Pasquale Profitti, magistrato, anche lui gioca in casa e dobbiamo appunto ora dare loro la parola. Partiamo dal professore Onida e io farò delle piccole provocazioni, poi non ce ne sarà più bisogno, ce ne sarà solo bisogno di dare un po' di tempi e di non contenere, ma insomma guidare, stimolare il dibattito. Professore Onida ha prodotto tantissimi testi, spesso ci ha insegnato a leggere lo spirito universalistico della nostra Costituzione e un costituzionalismo internazionale che l'ha sempre animata. In un libretto che abbiamo anche in vendita, Costituzione ieri e oggi, citando Dossetti, fa presente che Dossetti si dice, è vero, che la Costituzione è il frutto delle tre pensieri, dei principi, è frutto del lavoro della Costituente in cui tante storie, tante culture. Non dimentichiamoci che la madre della Costituzione è la guerra, è la grande guerra, la fine della guerra e lo scoppio della democrazia. E quindi questo respiro universale si coglie nel nostro testo. E proprio nello stesso momento questa lettura delle varie ideologie che hanno composto il testo della Costituzione ci fa riflettere, unitamente a questo universalismo, sull'oggi. E io chiedo al professore Onida se, come premessa, questo dibattito sulle riforme della parte organizzativa del testo costituzionale e istituzionale, quindi della forma delle istituzioni, è un dibattito che si inserisce in questo universalismo della Costituzione o non rischia di avere qualche aspetto di provincialismo? E soprattutto se questi schieramenti, che rischiano sempre, come nostro vezzo, di ideologizzarsi, sono una sorta di rifiorire di un'idealità o non rischiano anche in questo di provincializzarsi e di diventare un po' soffocanti. Quindi metodo, poi parleremo del merito. Prego. Come si fa? Ecco, così si sente, sì, grazie. Buonasera a tutti, grazie a Grazia Villa. Mi fa piacere questa possibilità di parlare di Costituzione. Per la verità avrei preferito parlare di Costituzione in altro contesto e per altri specifici argomenti. Non siano questa. Scambiate i microfoni. No, forse se uno si spegne. Scusa,
rischia più, se basta che sia acceso uno solo. Sì, avrei preferito poter parlare di Costituzione in un altro contesto, con altri argomenti effettivi, perché a mio parere è un dibattito abbastanza povero e impoverente. Ma non so se voi avete sentito, io l'ho sentito alla radio, domenica scorsa il Presidente del Consiglio ha dato un'intervista al Caffè della Versiliana, al mare, là, come si chiama, Forza di Marmi, non so dove sia, quella zona là. E ha parlato della riforma e ha detto perché secondo lui si deve votare sì. Ecco, mi auguro, anzi sono sicuro che stasera avremo qui interlocutori che usano altri argomenti, perché lo ricordo in estrema sintesi, dopo aver detto che lui aveva sbagliato a personalizzare il referendum pro contro Renzi, diciamo così, ho sbagliato, non è vero, dobbiamo attenerci al contenuto effettivo della riforma, ha detto, benissimo. Dopodiché lo ha elencato così: taglia i parlamentari, prevede la riduzione dei costi della politica, semplifica i poteri delle regioni, e poi ha fatto degli esempi, per esempio, non tante politiche per lo smaltimento dei rifiuti nei cantieri, ma una sola politica per lo smaltimento dei rifiuti nei cantieri, supera il meccanismo del ping pong Camera-Senato, abbassa lo stipendio dei consiglieri regionali, elimina i rimborsi dei gruppi consigliari delle regioni, abolisce il CNEL, permette di avere un quorum più basso al referendum. Ho citato testualmente dalla sua intervista. Bene, se questi fossero gli argomenti, veramente saremmo un dibattito non solo provinciale, ma veramente povero. Davvero questo è il contenuto della riforma? E se questo è il contenuto della riforma, veramente c'è da domandarsi se siano quelli portati argomenti a favore di questa riforma. Grazabile ha accennato al fatto che lei avrebbe preferito un quesito composto da più quesiti, perché è vero, questa legge costituzionale, che non è una legge di revisione di un punto della Costituzione, di un articolo, di un gruppo di articoli, ma insomma di un argomento, è una legge di revisione a molti oggetti anche eterogenei fra di loro. E quindi indubbiamente il fatto di essere costretti a votare con un solo sì o un solo no a un pacchetto di modifiche di diverso oggetto e di diversa valenza e di diversa portata è un primo elemento di disagio dal punto di vista mio di elettore. Diceva giustamente, grazie a lei, vorrei poter votare sì a qualche cosa che mi piace, no a qualche cosa che non approvo. Qui invece ci si dice solo un sì o solo un no. È vero, c'è ancora aperta tra i giuristi la discussione se sia possibile il famoso spacchettamento, può darsi anche che vengano fatti dei tentativi giudiziari, ma adesso qua non è il caso di entrare nel dettaglio di questa materia. Certo è che quello che ci viene proposto oggi, politicamente parlando, è un unico referendum. Però, un voto unico su un pacchetto così vario è una cosa assolutamente già a disagio, perché leggo quanto fu scritto parecchi anni fa a proposito di un'altra riforma costituzionale, quella votata dal Parlamento del centrodestra nel 2005 e sottoposta al referendum nel 2006, che si diceva si avrebbe così l'assurdo di un requisito necessario, quello della omogeneità del quesito, necessario per il meno, cioè per l'abrogazione della legge, perché qua la Corte Costituzionale ha detto che i quesiti di abrogazione devono essere omogenei, non si può sottoporre un quesito eterogeneo di abrogazione, e non per il più, cioè per l'introduzione di una revisione costituzionale che potrebbe estendersi a una complessa pluralità di istituti. E che accadrebbe quando tra questi istituti ce ne fosse qualcuno che può allettare il consenso di molti e può far passare sopra ad altre più impervie riforme? Ma anche al di fuori di questa ipotesi di limite è ben chiaro che proponendo all'elettore una pluralità di oggetti si tenterebbe di far spostare l'attenzione dell'elettore non tanto sui quesiti espliciti e sottoposti, ma sul quesito implicito, cioè l'approvazione generale della politica del governo. Queste sono parole di Giuseppe Dossetti, dette appunto a proposito del referendum del 2000, quello che si sarebbe poi tenuto nel 2006, e detto a proposito dell'ipotesi che già che allora veniva portato avanti di un referendum, un quesito unico,
su una riforma complessa come era quella del 2005 e come, non del tutto identicamente, ma lo è anche questa riforma. Quindi questo è un primo punto, secondo me, di riflessione. Pacchetto e non riforma, e non revisione. La revisione, è vero che l'articolo 138 dice che la revisione della Costituzione può passare attraverso una legge approvata due volte, a distanza di 3 mesi, dalle due Camere, e nella seconda deliberazione con la maggioranza dei 2/3, o almeno la maggioranza assoluta, ma in questo caso se non è 2/3, la prima ipotesi è quasi unanimità, insomma, cioè larghissimo, se non ci sono 2/3, ma ci sono la maggioranza assoluta, si può chiedere il referendum. Ma l'ipotesi era quella di una revisione, per l'appunto, un punto, non l'ipotesi che il Parlamento facesse una revisione generale della Costituzione o di una parte di essa e sottoponesse poi il pacchetto al voto referendario. Quindi questo è un primo punto di riflessione. Il secondo punto di riflessione, adesso vado sinteticamente, poi naturalmente anche nel dibattito potremo confrontarci su argomenti, questa riforma indubbiamente è partita con l'idea, come ricordate, nel 2013, poco dopo le elezioni, le ultime elezioni politiche, che avevano dato luogo a una situazione di cosiddetto di stallo politico e alla composizione di un governo di larghe intese, si diceva, cioè una larga maggioranza parlamentare che non comprendeva veramente tutti i partiti, perché tutte le forze politiche, perché, come ricordate, fin dall'inizio il Movimento 5 Stelle, che pure ha una forte rappresentanza nelle due Camere, si è chiamato fuori da ogni dialogo eventualmente visto, ma il resto delle altre forze politiche invece hanno iniziato un discorso in vista dell'arrivare a riforme condivise. Questo percorso di condivisione a un certo punto è venuto meno, come sappiamo tutti. E quando è venuto meno, in forza di condizioni politiche, insomma, inutile richiamarle, saggio sarebbe stato dire sono venute meno le condizioni perché continuiamo a cercare di cambiare la Costituzione, perché la Costituzione in effetti, così come al suo tempo fu approvata quasi all'unanimità e giustamente fu anzi un famoso miracolo costituente di forze politiche molto diverse tra di loro, che però convenivano su un testo costituzionale e sulla ispirazione generale di questo testo, nella chiave del costituzionalismo uscito dalla seconda guerra mondiale, come accennavo. Ecco, giusto sarebbe dire andiamo avanti così, cioè se dobbiamo fare delle revisioni facciamole con la più larga condivisione possibile, anzi possibilmente sarebbe bene che non ci fosse nessuna forza politica che a priori si tiene fuori, ma almeno ecco, tra quelle che ci stanno al dialogo dovrebbe esserci. Questo, come ricordate, inutile entrare nel dettaglio cronachistico, ma era nata così questa idea della riforma, cioè larga condivisione, e poi piano piano ha perso i pezzi, cioè si è arrivati in fondo a una riforma di maggioranza. Allora, questa è una riforma di maggioranza, questo è un altro argomento di riflessione. Allora, mi dicevo, vabbè, però vediamo il contenuto, perché, come dice giustamente adesso il Presidente del Consiglio, guardiamo quello che dice effettivamente la riforma. E quindi la prima domanda è, ma perché cambiare? Che cosa, ma anche perché? C'è un nesso evidentemente tra il che cosa e il perché. Ora, io qua devo ricordare perché negli ultimi 30 anni si è continuato a discutere di cambiare la Costituzione, ma prevalentemente si è discusso del cambiamento della Costituzione, della riforma costituzionale, in un'ottica, l'ottica della Costituzione del 48 vecchia, superata, frutto di una stagione politica ormai finita, quella del tripartito, eccetera, eccetera, e quindi la necessità di ripensare la Costituzione alla luce di un mondo nuovo. E questo è il primo premessa. Seconda premessa, occorre una grande riforma. Guardate, questa aggettivazione, la grande riforma, parte negli anni 80, da Craxi direi, grosso modo. La grande riforma, occorre una grande riforma. E cos'era questa grande riforma? La tesi era, la nostra Costituzione, seconda parte, è una Costituzione fatta per imbrigliare i poteri, prevede tanti poteri di veto e non prevede poteri effettivi di decisione. Occorre invece passare a una Costituzione che preveda poteri di decisione e indebolisca, dove non sono necessari, i poteri di veto.
Allora, questo, di questo dibattito che cosa rimane oggi? Guardate, di questo dibattito, da un lato rimane la grande contrapposizione ideologica e ideale fra chi ritiene davvero che la nostra Costituzione del 48 sia una Costituzione superata, vecchia, frutto di una ispirazione non più attuale, e chi invece al contrario ritiene che sia invece una Costituzione pienamente valida, espressione proprio di quel, di quella fase particolarmente felice del costituzionalismo che ha seguito la Seconda Guerra Mondiale, e che proprio in vista della presa di coscienza di ciò che significava il mondo nuovo ha cercato di mettere nella Costituzione cose perenni, cose durevoli. Ecco, ma da un lato questo, quindi che questo è un modo fasullo di guardare, per me è fasullo, cioè io non accetterei un dibattito sul cambiamento della Costituzione se davvero si volesse mettere in discussione il fatto che la Costituzione è in sé, almeno nella parte organizzativa, inadatta ai nuovi tempi, perché poteri di veto e poteri di decisione non sono elementi del costituzionalismo assolutamente necessari. Non vorrei mai una Costituzione che parlasse solo di potere di decisione e non prevedesse potere di veto, di limitazione, di controllo, di garanzia. Però mi si dice, e si dice oggi da molti, ma non è mica vero, che in effetti è abbastanza vero che non è vero. Cioè, questa riforma raccoglie, direi, forse lo spirito di quel grande dibattito, ma non ne raccoglie i frutti effettivi. Quando Renzi dice, ma guardate che io lascio in piedi tutto, il Presidente del Consiglio non acquista nessun potere in più, non posso neanche scegliere i ministri, ha detto. Non è vero, perché poi già nel nostro sistema costituzionale la scelta dei ministri, seppure col controllo del Capo dello Stato, sta al Presidente del Consiglio. Ma lui dice questo, da un certo punto di vista non ha torto quando dice, guardate che questa riforma non butta all'aria il nostro sistema costituzionale. Da qua non ha torto, è vero. Ma e perché allora? Allora non si domanda perché, visto che non è il frutto di questo grande dibattito che pretenderebbe di arrivare a un sistema più decisionista, insomma, non è questo, perché rimane il sistema parlamentare, questo è vero, rimane il sistema parlamentare, e di ridurre le Camere da 2 a 1 non è che cambia fondamentalmente le Camere politiche, dicendo, non che cambia fondamentalmente la natura della forma di governo del regime. E allora bisogna trovare degli altri perché. Io qua adesso però non posso andare avanti troppo perché mi lungo, quindi, siamo, gli altri perché vanno visti più, diciamo, con attenzione ai singoli argomenti, e che sono essenzialmente due, come ho detto, tantissimi argomenti eterogenei, quindi c'è dentro di tutto, dalla elezione del Presidente della Repubblica, il modo di elezione del Presidente della Repubblica, ai referendum, al rapporto tra governo e Parlamento nel procedimento legislativo, alle regioni, alle province, c'è di tutto e di più c'è dentro, e questo è un suo difetto, di eterogeneità, ma posto che non è il frutto della grande riforma sognata da Craxi e dei suoi successori, diciamo in polemica con il costituzionalismo del 48, allora che cos'è? Che cosa fa questa riforma? Sono due punti poi alla fine, sono la trasformazione del Senato da Camera politica in Camera delle Regioni, la rappresentativa delle Regioni, e la revisione drastica del titolo quinto sul rapporti fra Stato, Regione ed enti locali. Sono questi punti di merito che sono particolarmente toccati da questa... allora qua dico soltanto adesso che cosa poi semmai si può... Bicameralismo, l'idea che un bicameralismo ripetitivo, per così dire, cioè in cui le due Camere siano composte praticamente allo stesso modo, perché sono due elette a suffragio universale o quasi universale, perché il Senato c'è ancora quella, è rimasta la vecchia limitazione del voto per i 25 anni, ma comunque composte quasi allo stesso modo, le leggi elettorali sono andate sempre più assomigliando tra di loro, dopo la riforma del 93, dopo la riforma del 2005, è un'idea di per sé condivisa, largamente condivisa, credo forse unanimemente condivisa, superare quella. Quindi anche l'idea di fare allora una Camera delle istituzioni territoriali è un'idea, a mio parere, buona, nel senso che se vuoi fare due Camere diverse, una rappresenta il popolo e la nazione, come dice la Costituzione, e l'altra rappresenta le istituzioni territoriali, cioè la voce
delle istituzioni, però queste istituzioni sono portate nel Senato in un modo, quando dobbiamo entrare nel dettaglio, ma semmai lo facciamo fare, in un modo che non è proprio, non è questo, non ne risulta un Senato che porta la voce delle regioni, perché là saranno dei senatori eletti dai consigli regionali, ma eletti con sistema proporzionale, quindi portatori delle rispettive idee politiche. Di più dico soltanto una piccola cosa, riducendo a 100 il numero dei senatori, di cui 95 eletti dai consigli regionali e 5 nominati dal capo dello Stato, a fronte di una Camera dei Deputati che resta di 630. Lo squilibrio tra le due assemblee è evidente. Fanno due cose diverse, vuol dire anche il numero porta fino a un certo punto, ma quando si riunisce in seduta comune il Parlamento è un'assemblea unica, e quindi oggi è composta da 630 più 315 più senatori a vita, domani sarà composta da 630 più 100. È chiaro quindi che lo squilibrio tra le due composizioni dell'assemblea fa sì che l'assemblea del Parlamento in seduta comune sarà qualcosa di un po' diverso. E qui entrerebbe l'altro argomento, cioè cosa fa il Parlamento del Senato Comune, elegge il Presidente della Repubblica, elegge parte dei giudici costituzionali, oggi elegge parte dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, e per queste funzioni, che sono funzioni chiaramente legate alla garanzia, lo squilibrio fra le due assemblee si traduce in un rischio di estrema prevalenza di un'assemblea, l'assemblea della Camera dei Deputati, che poi però, qua si aprirebbe un altro tema, bisogna vedere come è eletta, e se è eletta col sistema della nuova legge, cioè il cosiddetto Italicum, è un'assemblea eletta in cui c'è una forte prevalenza numerica di un solo partito, di una sola lista. Non posso andare oltre però già accenno soltanto al secondo tema, che è poi quello, ho detto che per il Senato sono partiti da un'idea a mio parere buona, me l'hanno attuata male. Invece, per quanto riguarda la seconda idea, cioè il secondo punto, le regioni, qua veramente assistiamo a un rovesciamento. Noi avevamo una Costituzione che aveva inventato le regioni, era stata considerata la più grande novità della nostra Costituzione, le regioni, il regionalismo politico e legislativo, intendiamoci, non regioni amministrative, il regionalismo politico, quello che è voluto già la Sturz, eccetera, eccetera. Nel 2001 si è fatto un cambiamento della Costituzione in senso fortemente rafforzativo del tessuto regionalistico, quindi una riforma, qualcuno addirittura diceva arriviamo ai limiti del federalismo. Adesso questa riforma, zitta zitta, perché di questa cosa si parla pochissimo, ma lo ha detto il Presidente del Consiglio alla Versiliana, ha detto bisogna prevedere, semplificare i poteri delle regioni, che vuol dire una sola politica e non 20 politiche. Che vuol dire no al regionalismo politico, se ben capisco. Perché il regionalismo politico è che ci siano 20 politiche accanto a una politica, poi un coordinamento. Invece dire no, le 20 politiche sono troppe, noi parliamo di una sola politica, è esattamente il contrario del regionalismo politico. Io parlo qua in una regione che notoriamente è esponente massimo delle autonomie speciali, e devo sottolineare en passant che una delle grandissime contraddizioni di questa legge di riforma è che mentre riduce al minimo le autonomie legislative delle regioni ordinarie, dice che non si applica tutto questo, non si applica alle regioni speciali fino a quando i rispettivi statuti non saranno rivisti d'intesa con la singola regione. Quindi si può dire, hanno detto state tranquilli che a voi non vi tocchiamo, forse perché avevano un 48 voti di deputati che gli mancavano. Se le regioni speciali fossero state coinvolte contro questa riforma, no, questo lo dico come battuta, ma ecco, per questo aspetto la parte secondo me peggiore, quella che se si scomponesse il quesito in più quesiti, quella a cui io più tranquillamente e decisamente direi di no. Il professore ha messo tante considerazioni e anche provocazioni sulla nostra tavola,
E il professor Ceccanti credo che non si sottragga a queste provocazioni. E sì, forse se qualcuno aiuta la signora. E, dicevo che in una intervista al Fatto Quotidiano il professor Ceccanti ha all'inizio del dibattito su questa riforma ha espresso una frase che io ho condiviso molto, e cioè quella di dire ci aspettano 4 mesi di educazione civica. E ho detto però mi piace questa impostazione, ma sappiamo che il professor Ceccanti è anche un tecnico di ingegneria costituzionale, come si diceva una volta, o di procedure, di processi, come si dice oggi. E tra le questioni sul piatto è un modello è un modello che richiede resistente, assolutamente è più resistente della Costituzione. Allora, dicevamo che una delle questioni oggetto di questo nostro dibattito è il tema non solo della diminuzione dei costi, ma della presunta semplificazione delle procedure. E nel dibattito si dice si passa da un numero di procedimenti per aggiungere alla emanazione di una legge ridotto a procedimenti che si stanno, che sembrano proliferare, qualcuno dice 7, qualcuno dice 10, a seconda di come si inserisce la questione sulla clausola di supremazia che è prevista all'interno dello schema. Allora, chiediamo al professor Ceccanti di aiutarci in questo percorso di educazione civica e di spiegarci qualche elemento, ovviamente per condurci anche a comprendere se questa è effettivamente una riforma di maggioranze oppure se tende unitamente col combinato disposto, come accennava già il professor Onida, tra questa riforma e la legge elettorale a costituire una tipologia di maggioranza a cui noi non siamo ancora avvezzi. Bene. Abbiamo lo stesso problema di prima. Spegna il suo, spegna il suo. Anche prima era spento. Che dici? Perfetto. Bene. Grazie a tutti, grazie dell'invito. Il primo convegno sulle riforme istituzionali a cui ho partecipato era nel 1979, quando avevo la tenera età di 18 anni, organizzato dalla Lega Democratica ad Arezzo, l'esperienza da cui la Rosa Bianca nasce come una costola, diciamo, e mi sono sempre riconosciuto nelle proposte piuttosto incisive che vennero fatte in quel convegno, soprattutto di impianto culturale, da Scoppola, Ruffilli e Potocnik, ma poi ci torno. Perché seguo l'ordine, non farò come Valerio, che è abilissimo perché prende delle dichiarazioni giornalistiche del Presidente del Consiglio in una serie divulgativa, mi basterebbe prendere qualche frase di comizio di Salvini o Grillo sul referendum, ci divertiremo molto di più che quella di Renzi alla Venziana. Per lui è Presidente del Consiglio, Salvini sì. No, per fortuna. Sì, per fortuna. Ci sono due autorevoli esponenti che sostengono di votare no e spiegano perché votare no. Comunque evito i loro argomenti perché non li ritengo particolarmente consistenti. Sulla quesiti plurimi, cioè, i quesiti plurimi non ci sono perché quelli che sostengono il no non hanno raccolto le firme, non hanno voluto, no, attenzione, il comitato del no non è riuscito a raccogliere le firme, ma ha raccolto le firme solo sul quesito integrale, perché nel dibattito interno al comitato per il no sono finiti in assoluta minoranza coloro che ritenevano che i quesiti dovessero essere plurimi. Quindi io mi rifaccio a quello che ha scritto il professor Villone sul manifesto e ha spiegato perché i quesiti non potevano essere plurimi. E in questo il professor Villone non mi convince sullo schieramento, mi convince sull'argomento. Però il problema è che non ci sono i quesiti plurimi, se piacevano i quesiti plurimi ve la dovete prendere
col comitato del no, che non è stato d'accordo nell'accoglio su quesiti plurimi, e con i parlamentari contrari alla riforma che non erano d'accordo nell'accoglio su quesiti plurimi. Non potete caricare su coloro che sono d'accordo sulla riforma, che quelli che sono d'accordo con la riforma ritengono di aver fatto una riforma omogenea e coerente e quindi sono contrari ai quesiti plurimi. Quindi diciamo, la critica va rivolta al comitato del no, che non ha presentato la raccolta di firme sui quesiti plurimi, e ai parlamentari che sostengono il no, che non l'hanno avuta fatta, no? Quindi va rivolta non a chi sostiene il sì, ma a un altro indirizzo. La riforma condivisa o non condivisa. Allora, qui dobbiamo rifare il film, perché altrimenti se uno prende solo il voto finale, cioè il voto finale non è condiviso. Attenzione, qual è il film? Inizia la legislatura, ci sono tre gruppi. Uno di questi tre gruppi ritiene che più le istituzioni funzionano male, meglio è, perché cresce in voti. Il Movimento 5 Stelle è una posizione politicamente cinica, a mio avviso, però la capisco. D'altronde anche la Lega Nord nel 91 sul primo referendum elettorale, tutti si ricordano solo di Craxi, ma siccome anche Bossi invitò ad andare al mare, perché pensava che più il sistema funzionava male più poteva crescere, quindi un terzo del Parlamento si è autoescluso da riforme per questo motivo. Gli altri due, non riuscendo prima a fare un governo poi a eleggere un presidente, hanno fatto un accordo, Bersani e Berlusconi, sul governo Letta, sull'elezione di Napolitano e sul fatto che bisognasse fare una riforma costituzionale per non ricadere nel blocco di inizio legislatura. È stata avviata una commissione di saggi, che abbiamo fatto parte anch'io, e il presidente Onile e così via, che ha lavorato. A un certo punto è arrivato il governo Renzi, dopo una crisi di governo, per cui quell'accordo era saltato sul piano del governo, è stato ripreso sul piano delle riforme costituzionali. Nelle prime letture i due schieramenti, Forza Italia, ha concordato il testo. Il testo al 90% è rimasto quello delle prime letture, è rimasto quello di accordo tra i due principali schieramenti, non è cambiato. Quando è quella che la rottura dell'accordo politico, come ricorda Padre Nida, la rottura è avvenuta sull'elezione di quello lì, di quello che c'è il quadro lì, il presidente Mattarella. All'indomani elezione del presidente Mattarella, Silvio Berlusconi ha detto: io non intendo più procedere su telefono perché voi mi avete imposto unilateralmente Mattarella. Questa è l'argomentazione esplicita, che comunque non ha a che fare con la riforma costituzionale. Non ha detto: mi sono pentito della riforma costituzionale perché mi avete imposto quella, perché nessuno l'aveva imposta, la riforma era condivisa, mi avete imposto Mattarella. In realtà il problema di Berlusconi è che stava perdendo voti, perché mentre la posizione di chi sosteneva il governo era semplice, sia la riforma sia il governo, la posizione di chi era contrario, cioè il Movimento 5 Stelle e la Lega, no alla riforma, no al governo, reggere per molti mesi una posizione un po' nel carne e pesce, voto a favore della riforma, sono contro il governo, gli faceva perdere voti, e ha pensato che rompendo il patto politico questo gli facesse riguadagnare voti. Questa è una sua decisione, ma scusate, a quel punto si sarebbe dovuta fermare la riforma costituzionale perché sennò Berlusconi perde voti? No, si è deciso di andare avanti, ma non andare avanti votando un'altra riforma, esattamente votando quella riforma che era stata condivisa. Quindi il voto finale non è stato condiviso, ma la riforma è condivisa. Infatti il Foglio ogni tanto ripubblica come memento gli interventi chiave delle prime letture alla Camera e soprattutto al Senato dei parlamentari di Forza Italia, con gli interventi di merito sui punti della riforma, quella anche che voteremo, cioè in cui si elogia quel Senato lì, quelle composizioni lì, quel modo di risolvere i rapporti governo-parlamento e così via. Quindi cioè, uno può dire: Berlusconi si è ritirato perché perdeva voti, lo dovevamo seguire e pentirci di aver detto Mattarella di non far più la riforma. Mi dispiace, secondo me questo non andava fatto, perché il paese di quella riforma ha bisogno. Se Berlusconi si tira fuori, ma non ha un potere di veto sulla riforma. Io non gli riconosco questo potere di veto. Aveva concordato una riforma, continuiamo a votare quella che avevamo concordato col principale schieramento, l'unico disponibile. Vengo poi alle questioni. La riforma è nata a partire dal blocco di inizio legislatura, per non ricadere nel blocco di inizio legislatura. Quel blocco, le due maggioranze diverse in Camera e Senato, non sono un fattore contingente, sono un fattore strutturale. Ci sono sette classi di età, i 18-25 anni, che votano solo alla Camera e non al Senato.
un elettore su 10, 4 milioni e mezzo. Statisticamente questo significa che, siccome in questo periodo di appartenenze deboli capita, ma non capitava nella cosiddetta Prima Repubblica, dove in sostanza i figli votavano come i padri, sotto la Prima Repubblica, appena c'era lo spoglio del Senato, sapevi già cosa sarebbe uscito alla Camera, una differenza dell'1%. Oggi invece, quando hai risultati in una Camera, non sai come finisce nell'altra. Quattro elezioni su sei sono finite con maggioranze diverse. 94 Berlusconi ha stravinto la Camera ma non al Senato. Per prendere la fiducia è stato costretto ad avere dei transfughi fin dall'inizio di legislatura. 96 Prodi ha vinto con una maggioranza autosufficiente al Senato ma non alla Camera, dove dipendeva da Bertinotti, che poi l'ha fatto cadere. Nel 2001 l'unica delle tre elezioni con le leggi Mattarella in cui le maggioranze sono venute simili perché Bertinotti ha fatto la desistenza solo alla Camera e non al Senato, aiutando al Senato Berlusconi a vincere le elezioni. Altrimenti, se avesse fatto la desistenza anche lì, forse anche lì avremmo avuto maggioranze diverse. 2006 Romano Prodi ha vinto alla Camera dei Deputati, non ha praticamente vinto al Senato, dove è stato costretto a reclutare in massa i senatori a vita per il primo voto di fiducia, come ci ricordiamo, e a dare nelle finanziarie cospicui finanziamenti agli italiani all'estero, i cui parlamentari erano decisivi per la sorte del governo. Se ci fosse stato il premio nazionale anche al Senato, come alla Camera, avremmo avuto il premio al Senato assegnato al centro-destra e quello alla Camera al centro-sinistra, perché in voti le maggioranze erano venute diverse. Quindi era del tutto ovvio, quando abbiamo iniziato questo percorso, che la prima cosa che si sarebbe fatta era assegnare la fiducia solo alla Camera dei Deputati. Poi si può discutere la legge elettorale, questa o un'altra, registro comunque che questa legge elettorale qui, di cui la Corte Costituzionale è già investita e potrebbe essere ulteriormente investita a seguito della riforma costituzionale che consente a minoranze parlamentari di ricorrere, è nata non dal governo Renzi o dal patto del Nazareno di ripresa lì, ma dalla commissione dei saggi di cui facciamo parte io, professor Onida. Professor Onida è uno dei 4 su 42 che ha messo a verbale che era contrario, gli altri 38 erano d'accordo. Quindi non è che nasce come iniziativa di Renzi casuale e così via, nasce da un determinato percorso. Quindi era chiaro che non si dovesse ripetere il blocco, fiducia solo una Camera. A quel punto che cosa si fa? L'altra si può chiudere? No, non si può chiudere, perché abbiamo delle regioni che fanno leggi e non c'è nessun genere del diritto che è in grado di costruire un sistema perfetto in cui non c'è sovrapposizione Stato-Regioni. Quindi occorre fare una Camera delle Autonomie. Di Camere delle Autonomie ce ne possono essere tante, non una sola. Professor Onida è un sostenitore del Bundesrat, che ha meno seggi del nostro Senato nuovo, ne ha 68 mi sembra, 68. Mentre il Bundestag ha un numero variabile non inferiore a 650, quindi lì i rapporti tra le due Camere sono ancora più... Non c'era l'Assemblea Comune, ok, allora poi andiamo all'Assemblea Comune. Comunque i rapporti quantitativi sono ancora più sfalsati, eh? Sì, procedo. Che cosa accade? Che sostiene il professor Onida, l'unica Camera dell'autonomia immaginabile è il Bundesrat, perché c'è solo le giunte e tutti votano compatti. Ma il Bundesrat non vive di meri interessi regionali avulsi da una logica politica. Nel 2006 hanno fatto una riforma costituzionale per ridurre drasticamente il numero di leggi paritarie Camera-Senato, perché i membri dei governi regionali del Bundesrat, quando era una maggioranza opposta a quella del Bundestag, li bocciavano perché agivano come soggetti politici. E questi signori del Bundesrat sono quelli che vincono le elezioni regionali sotto i simboli della CDU e della SPD. E Gerhard Schröder è diventato cancelliere dopo che ha fatto il presidente di una regione, stava al Bundesrat e parlava sì rappresentando il suo land, ma anche in forza della sua appartenenza socialdemocratica. Non c'è nessuna Camera delle Autonomie comunque composta che ragioni solo sulla base di interessi territoriali e non anche di logiche politiche. Le due logiche convivono in qualsiasi Camera delle Autonomie. Ora, uno mi potrà dire che, per inciso, del Bundesrat nei lavori parlamentari non si è mai parlato, ma non per motivi teorici, perché il centrodestra fin dall'inizio ha detto: scusate, avete 17 giunte su 21, significherebbe iniziare nel 2018 con 80 senatori su 100 del PD. La volete la riforma condivisa? Non potete votare il Bundesrat. Quindi io mi attengo a questa riforma. È nata con una composizione basata sui consigli e non sulle giunte per fare la riforma condivisa, perché l'altra non era condivisa, semplicemente non esisteva. E la composizione, tre quarti, possiamo discutere di tutto.
questa è comunque una Camera delle Autonomie costruita in un certo modo. Mi sembra difficile dire che rispetto a un Senato che è una fotocopia della Camera, inutile doppione, da definire Costantino Voltati, si peggiora. Che qui noi non dobbiamo discutere se è meglio il Bundesrat o è meglio la riforma che votiamo, ma se è meglio la riforma che votiamo lo status quo. In un caso io ho una Camera d'Autonomia, mi piacerà un po' di più, un po' di meno rispetto a quello che scrivo, che non scrivo, nell'altra ho una fotocopia della Camera. Questo è il punto vero. Mi sembra difficile sostenere la tesi che sia preferibile lo status quo a una Camera d'Autonomia comunque composta. Vengo ai procedimenti. Ma i procedimenti sono due. A meno che noi non ci mettiamo a sostenere che già oggi, siccome già oggi esistono le leggi di conversione dei decreti, i decreti legislativi, alcuni iter particolari per alcune leggi, leggi per le intese religiose che hanno un certo schema, non sono emendabili, la revisione costituzionale, con questi criteri di calcolo già oggi ne avremo 10-15, volendo vi dimostro che nella Costituzione vigente ce ne abbiamo già 10-15, ma in realtà diventano due, e qualsiasi persona ragionevole a cui voi date da scrivere un testo, se deve scrivere un testo monocamerale scrive due righe, esiste la Camera che vota le leggi. Se ha un bicameralismo paritario scrive esistono due camere che fanno lo stesso lavoro. Se invece io devo scrivere un testo dove scrivo, come in tutti i bicameralismi europei, c'è un elenco di leggi che restano paritarie e l'altra dove prevale la Camera, devo fare l'elenco delle leggi che restano paritarie. Anzi, lo devo fare molto dettagliato apposta perché non ci siano zone di sovrapposizione tra quelle che restano paritarie e quelle che non lo restano. L'articolo 70 è lungo. Più o meno il 60% del corrispondente articolo tedesco ed è simile a tutti gli articoli sui procedimenti legislativi che sono stati scritti alle varie ipotesi di riforme costituzionali dalle commissioni Bozzi fino ad oggi, e così funziona. Poi certo c'è qualche particolarità dove prevale la Camera, perché si è ritenuto che quando lo Stato esercita una supremazia nei confronti delle regioni ci sia una qualche cosa in mezzo che non arriva al gradino di parità assoluta della revisione della Costituzione, ma che non è neanche una legge ordinaria dove basta una maggioranza semplice, si è messo un gradino intermedio, se il Senato è contro la maggioranza assoluta lo deve superare la maggioranza assoluta. Non so se questa sia una terza tipologia, a me sembra una cosa ragionevole, poi mi potete dire che è una terza, a me va bene pure che sia una terza, ed è difficilmente contestabile che sia ragionevole. Vengo e chiudo sui quorum. Allora, i giudici costituzionali saranno eletti 3 dalla Camera e 2 dal Senato. Essendoci la proporzionale costituzionalizzata al Senato, anche se uno vince in tutte le regioni a 60 seggi, per eleggersi da solo l'unico giudice che gli capiterà, perché i giudici eletti al Parlamento sono 5, durano 9 anni, in media ne scadono 2 per legislatura, quindi ne scadrà uno alla Camera e uno al Senato, la maggioranza, mettiamo che uno abbia vinto in quasi tutte le regioni, ci abbia 58 seggi, ci dicono i politologi che forse 58 è il massimo, a scrutinio palese, sfido chiunque di voi a dirmi che se uno parte con 58 seggi a scrutinio palese finisce con 60 a scrutinio segreto. In genere quando uno parte a 58 a scrutinio palese finisce un po' maluccio a scrutinio segreto, cioè che se prende 50 vuol dire che è un miracolo. Non hanno la stessa durata, però il problema è questo, quando tu hai anche un gruppo più forte che ha 58 seggi, voi li conoscete i partiti italiani che a scrutinio segreto partendo dal 58 scrutinio palese riescono ad arrivare a 60? Io conosco partiti sulla base dell'elezione di Marini o di Prodi che quando partono a 58 se ne prendono 30 a scrutinio segreto soltanto. Ma non dico solo il centro-sinistra, perché anche il centrodestra ha avuto una capacità mostruosa in questi anni di spaccarsi costantemente, eppure 5 Stelle hanno perso un sacco di parlamentari. Quando voi andate a votare a scrutinio segreto succede di tutto. Lo stesso, e qui vado alle cose che restano a Parlamento a seduta comune, partiamo dal presupposto che resti questa legge elettorale. Guardate che arrivare a 3/5 dei componenti su gli 8 su 24 del CSM, perché 16 su 24 si eleggono comunque magistrati, e eleggere il Presidente della Repubblica a 3/5 dei votanti, va bene. Allora, il Presidente della Repubblica, tutte le elezioni parlamentari c'è circa un 95% di presenti, perché tutti vanno lì, è una sorta di conclave, il Parlamento non fa nulla finché non si elegge il Presidente della Repubblica, non è che la gente va o non va, vanno tutti a votare, quindi scrivere 3/5 dei votanti è come scrivere 3/5 dei componenti, quindi devi fare il 60, questi qui partono dal 54% a voto palese alla Camera, potrebbero essere in minoranza al Senato, anzi in genere succede che quando le elezioni sono sfalsate
è la cosa normale che vincono quelli che sono l'opposizione. Ma mettiamo pure che questi bravissimi, oltre ad avere il 54 alla Camera, abbiano anche il 54 al Senato, partono dal 54 scrutinio palese, e se arrivano, partono in realtà dal 40% scrutinio segreto e devono arrivare al 60, è un miracolo. Per cui, se una critica che devo fare al testo costituzionale è che quei tre quinti è ultra garantistico, è eccessivo, andava lasciata la maggioranza assoluta. Però per fortuna quello che sta lì sta benissimo. Prima la riforma costituzionale, poi il quorum, prima o poi lo possiamo riabbassare alla dimensione normale. Grazie. Allora, parola consegnata a Pasquale Profiti. Ho visto in questi giorni che c'è stato un dibattito anche suscitato dallo stesso dottor Profiti causato, se non ho capito male, da alcune prese di posizione anche da parte sindacale, quindi con una connessione forte tra l'espressione del voto futuro al referendum con il futuro del paese, addirittura i posti di lavoro, e quindi una specie di collegamento tra questo cortocircuito del dibattito sul referendum costituzionale e alcuni elementi di incompiutezza a cui facevamo riferimento alla della Costituzione, che in questi periodi sono dolenti, come l'assenza del diritto al lavoro, la mancanza di attuazione del diritto d'asilo e tutta una serie di tematiche che in questo dibattito ovviamente sono messe da parte perché non sono l'oggetto del dibattito, ma che però vengono utilizzate spesso strumentalmente per spostare il consenso da una parte o dall'altra. E volevo chiedere quindi a dottor Profiti ovviamente di esprimere le sue opinioni anche rispetto a chi ci ha preceduto, e anche come provocazione abbiamo sentito parlare di riforma condivisa e professor Ceccanti parlavi di condivisione delle numeriche all'interno del dibattito parlamentare. Quello che ci ha un po' sconcertato, che mi sconcerta, non è tanto l'aspetto della condivisione o meno delle maggioranze, dei patti Nazareno rispetto a equilibri e quindi ad un'incapacità di gestire anche i risultati elettorali che questo Parlamento, tra l'altro con tutta la riserva della dichiarazione della Corte Costituzionale rispetto alla sua elezione, quanto la condivisione non numerica del voto del parlamentare, ma del tessuto delle riforme, se è vero, come ha detto il professor Leonida, che è stato svuotato dal grande dibattito. Quindi, cosa significa riforma condivisa? E soprattutto, chiudo, noi stiamo parlando di più dolce, più lento, più soave. Questa velocizzazione del processo di approvazione da un lato, tu dici resa necessaria dal blocco, è veramente così? E rispetto alle procedure, io sono abbastanza terrorizzata da quella procedura 7 più 10 più 5, cioè che il governo dice ho fretta e bisogna fare in fretta ad approvare quella legge. Tu dici che non è una procedura speciale, ma a me fa un po' effetto, soprattutto da parte di un governo eletto con l'Italicum, di un Parlamento eletto con l'Italicum, lapsus freudiano. Sì, innanzitutto grazie dell'invito e buonasera a tutti. Ecco, io ho questo vantaggio che al tempo stesso è uno svantaggio, come tutte le cose bisogna guardare da due aspetti. Io non faccio politica, quindi questi retroscena o anche storia del dibattito politico, l'ho poco seguita perché non saprei intervenire, e quindi questo è lo svantaggio. Il vantaggio è che sono, penso come voi, nel senso che ho preso questo disegno di legge costituzionale approvato, me lo sono scaricato dal sito del Parlamento e l'ho letto e l'ho valutato, quindi quello che bisognerebbe fare, e quando si prima di andare a votare, quindi come dire, credo, e poi la Costituzione ce lo insegna, che a un certo punto bisogna svincolarsi dalle origini, dai percorsi politici, dalle contingenze che hanno determinato, soprattutto quando parliamo di un disegno di legge costituzionale, la norma fondamentale che dovrebbe legare insieme l'intera comunità, un'intera collettività che dovrebbe ritrovarsi il più possibile nel testo di riforma costituzionale. Per cui
questo sostanzialmente farò. Ribatto un po' come il canovaccio del discorso che avevo postato, perché temo poi forse non avere spazio. Parto, appunto, ci sono tre punti e dicendoli subito, poi cercando con artificio retorico di arrivarci con il ragionamento. Il primo, io mi chiederei di che cosa ha bisogno l'Italia, cioè qual è l'obiettivo. Naturalmente non parlo delle riforme economiche, o quelle non ci interessa, dal punto di vista, come dire, dell'afflato costituzionale. Quando parlo di costituzionale intendo di ciò che appunto ci unisce. E che cosa abbiamo bisogno? Cioè, di che cosa lamentiamo e che cosa veramente potrebbe farci fare uno scatto in termini di progressione come collettività. Io vedo, osservo, questo sì che non lo posso permettere dal ruolo minimo, seppure a livello provinciale che faccio, che svolgo di magistrato, e noi abbiamo questa assoluta mancanza di fiducia nelle istituzioni pubbliche, ci mettono anche la magistratura, non è che ci chiamiamo fuori. Questo è il grave problema. Questo richiamo continuo, legittimo, da parte degli organi istituzionali, a cominciare dal Presidente del Consiglio, che per un organo costituzionale non può paragonarsi, chiunque sia, ora è un soggetto persona fisica, ma domani potrà essere chiunque altro, comunque è un organo costituzionale, non può, come dire, mandare messaggi culturali diversi, non parlo di questo in generale, per essere chiaro, mandare messaggi culturali al Paese allo stesso modo con cui lo fa qualcuno che questo ruolo non ha, perché sono due persone che rivestono una carica diversa. Quindi di cosa abbiamo bisogno? Appunto recuperare fiducia, quella che possiamo dire legalità, che si compone sostanzialmente di fiducia che chi governa per conto nostro deve fare il nostro bene, deve essere persona competente. Questa in realtà è la legalità. Le norme non si impongono, perché se si impongono non vengono credute dalla collettività, ovviamente vengono violate e il problema di legalità diffusa è quello che abbiamo. E allora questo è il primo obiettivo. In questo ci aiuta questo testo costituzionale, cioè ci aiuta a, per il metodo con cui siamo arrivati a questa riforma costituzionale, per il contenuto, ci aiuta a recuperare fiducia, perché di questo ne abbiamo un grande bisogno, perché al di là dei contenuti delle riforme in materia di diritto del lavoro, del diritto dell'economia, del diritto amministrativo, della macchina statale, guardate che quello che è vero, che anche una riforma non buonissima, se poi ha, come dire, la condivisione dei destinatari che siamo noi o le categorie, allora quella riforma comunque cammina, comunque ci fa progredire. Una riforma invece che può piacerci esteticamente dal punto di vista tecnico, ma che invece, come dire, tradisce, perché è un atto di imposizione, viene vista come una sopraffazione numerica, e che tradisce perché magari le categorie interessate non sono state sentite, sono state imposte, ecco, quella non farà strada. Potrebbe essere anche tecnicamente, non nel caso della riforma costituzionale purtroppo, potrebbe essere anche una tecnica tecnicamente valida, ma quella non ci farà fare strada. Ecco, da questo punto di vista la riforma costituzionale è decisamente un fallimento. Perché non si può fare una riforma costituzionale con le tagliole, con i canguri e con le sedute notturne parlamentari. Non si fa così, perché verrà vista da tutti come una grande imposizione, e chi un domani si riapproprierà del Parlamento farà la stessa cosa, perché sarà incattivito allo stesso modo e ne potrà rivendicare il passaggio precedente. Stiamo andando di questo passo sempre a uno scontro che determina sostanzialmente da parte nostra, che vediamo queste norme, determina una sfiducia, nel senso che ognuno fa i suoi interessi per la pura strategia di vittoria. Quindi l'obiettivo non lo raggiunge, secondo me, se questo è il principale male. E poi vedremo perché, naturalmente per controllare il contenuto, se prima non lo dico. Sul metodo, io ho detto, cioè, basta leggere, appunto, io ho cercato di ripercorrere non la storia politica ma la storia del procedimento legislativo, è una continua imposizione, si è andato sempre in Parlamento imponendo a un certo punto, velocizzando il procedimento, con il canguro sono accorpati tutti gli emendamenti simili per farli naufragare. Pensate che la seconda approvazione, quella dopo tre mesi, al Senato è avvenuta in una mattina, pomeriggio, notte e mattina successiva. Così si è approvata la nostra Costituzione, cioè una giornata e mezzo compresa la notte, di notte, quando noi cittadini dormiamo normalmente. E ecco, così si approva la Costituzione. Non va bene al di là della fuoriuscita, proprio perché da questa sensazione. Cerco un po', allora faccio ora, cerco di arrivare a quello che voglio dirvi, e quindi ci serve così fatta, non ci serve a nulla. E la Costituzione è il male del Paese. Devo dire che tutti i mali che finora ho sentito riguardano più che altro le leggi elettorali, che sono quelle che hanno determinato quelle maggioranze, e più che le leggi elettorali sono l'incapacità della politica. Allora non mi riferisco, è facile la nostra politica, ma probabilmente è difficile in Italia fare politica, ma è quello che ci manca. Cioè, non
non si è arrivati in fondo. Se c'è un paese più ingovernabile in Europa dovrebbe essere la Germania, che sono ormai due legislature che deve fare la grande coalizione, quindi è più ingovernabile di quello non ce ne sarebbe, perché non vince mai un unico partito. Sono già due legislature che devono fare la grande coalizione, rispetto a una governabilissima come la Francia, che vediamo in che condizioni è, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista istituzionale. Parto a parlare un po' più di contenuti per far capire appunto di cosa trattiamo. L'artificio retorico è questo, non lo consentirete. Faccio finta di essere veramente la Costituzione del 48, parlerò anche come dire, in termini femminili, visto che la Costituzione. Innanzitutto veramente vi ringrazierei come Costituzione per avermi dato uno spazio di difesa, perché devo dire che appunto al di là delle affermazioni di coloro che avanzano dei ruoli istituzionali, sono state veramente attribuite alla Costituzione dei disastri di cui non ha nessuna colpa, il debito pubblico, la disoccupazione, sono che di essere stata concepita per impedire di governare per la paura reciproca, di essere vecchia, di essere per la metà, anzi meno di metà, cioè solo i primi 54 articoli e gli altri invece sono come dire un optional, quindi come dire uno spazio di difesa credo che sia opportuno. Scusate se vado su questo tema, ma che questo è importante, io veramente vi assicuro, l'ho letto, ho cercato di capire, l'ho letto più volte, ma proprio decine di volte il testo, per cui non è che voglio scappare dal contenuto tecnico, però ci sono delle cose che veramente sono più importanti dell'interpretazione dei singoli articoli. Ecco, come nasce la Costituzione? Io sono fatta, parlando di Costituzione, quando nasco nel 48, di 9.369 parole. Se escludiamo le ripetizioni, lo dico spesso nelle scuole, lo ripeto anche per voi, scusate se sono banale, se escludiamo le ripetizioni, in realtà ero fatta di 1300 parole. Di questa, non lo dico io, non sono un linguista, ma lo dice il presidente dell'Accademia della Crusca, oltre che Ezio De Mauro, nei vari convegni, di queste 1200 parole, ben 1000 sono del vocabolario base, quello che basta aver fatto essere alfabeti, cioè imparare a leggere e scrivere, che si capisce. E vi posso assicurare che io non avrei nessun timore ad affidare la Costituzione del 48 a uno che sappia leggere e scrivere, anche a un ragazzo della quinta elementare, che ci arriva, quella delle medie sicuramente, io la fiderei in mano, ecco, io questa poi la vedremo perché non la fiderei, perché effettivamente la parte di riforma, anche con tutto ciò che si può dire di buono delle nuove generazioni, non si può affidare. Quindi come nasce? Perché è importante questo? Perché deve essere un testo che va letto, anche questo può essere un artificio retorico, ma non lo è. Quel testo, più lo leggiamo, più ci convinciamo che ci unisce tutti, se no non siamo capaci di leggere, secondo me, questo testo, poi lo vedremo alcuni esempi, non posso farli tutti, non ci può convincere, cioè perché non lo riusciamo a leggere fino in fondo, perché non lo capiamo, non può adempiere al suo dovere. Allora, vediamo un attimo alcuni aspetti. Innanzitutto, ecco, anche lì, correttezza vuole che quando si individua un titolo, poi il contenuto dovrebbe corrispondere. Il titolo del disegno di legge di fonte governativa, che qui il bontone istituzionale, un tempo c'era, ora un tempo si dava ad esempio la presidenza di una delle due camere, si dava l'opposizione, ormai quello è tramontato, anche quello sarebbe stato un bel segno, ripristinarlo a costo di qualche disegno di legge che andava male. Comunque, detto questo, il disegno di legge costituzionale ha questo titolo, ve lo leggo, allora, il titolo è questo: superamento del bicameralismo paritario, riduzione del numero dei parlamentari, contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, revisione del titolo quinto. Ma andiamo a vederlo. Allora, rimaniamo al titolo. Allora, il prego. C'è anche la soppressione del CNEL nel titolo. Ah sì, del CNEL, vabbè, sparare sulla Croce Rossa. Sì, ma sparare sulla Croce Rossa, diciamo che quella è l'orpello, un altro, una ciliegina. Sì, avete ragione, sono mantenuto l'essenza. Vediamo il titolo. Allora, risposta della Costituzione direi, volete abolire il Senato superando il bicameralismo? Ma forse non ce n'è proprio così enorme bisogno, e i dati ce lo dicono, non ve lo dico io, perché i disegni di legge che hanno fatto la navetta, cosiddetta navetta, sono solo il 20-25%, e quello che hanno superato le tre navette sono sostanzialmente l'ultima legislatura tipo 7-8, cioè quindi tutto sommato questo grosso problema non c'è. Ma comunque, detto questo, si vuole superare, aboliamolo questo Senato. Apriamolo però, realizziamo un'area di vera democrazia, di pieno dibattito, nell'unica Camera rimasta, se quello è il problema. Quindi, tutto sommato, superiamo questo bicameralismo paritario, eliminiamo, cioè, non è quello il punto essenziale della Costituzione. Contenimento del numero dei parlamentari, quindi c'è scritto riduzione del numero dei parlamentari. Anche lì, se fossi la Costituzione direi, ma i miei numeri non sono poi così essenziali, volete dimezzare?
fate pure, ecco, non è quello l'impronta democratica della Costituzione del 48, si può fare, se quello è il titolo lo possiamo fare. Poi i costi, ridurre il costo di funzionamento delle istituzioni, qui gioco facile, mi dispiace, ma è proprio questo, cioè, vedi, non è la Costituzione che ha previsto i vitalizi da parlamentare, questo è solo un'indennità, anzi se io non devo interpretare la Costituzione, se devo interpretare la Costituzione, come dire, secondo me, con la Costituzione, se fosse dovuto, certo, mettermi dei panni di queste 9.369 parole, avrei dato la stessa indennità che prendono la media dei lavoratori dipendenti, quindi 1.700 euro è la retribuzione lorda, la retribuzione media, quindi quelli sono sfondati sul lavoro, quello è, non l'ho prevista io, i vitalizi, le indennità di carica e tutti, tutto ciò che, quindi tutto sommato se si vogliono abbattere questi costi sarei tutto sommato contento. E poi la riforma delle autonomie, devo dire come Costituzione direi a chi vuole riformarmi che le idee chiare non ce l'ha, perché voglio dire, la riforma l'avete fatta nel 2001, ora continuate a riformarmi. Io però per la verità, questa autonomia locale le avevo previste, se fosse la Costituzione, se parlassi come la Costituzione, perché di questo si parla, le avevo previste come un meccanismo di maggiore democrazia, perché appunto il cittadino rispetto al governo centrale è più invogliato a partecipare laddove ci sono le decisioni più vicine a se stesso, e tutto sommato è anche conveniente che in qualche modo ci sia un adattamento alle tradizioni storiche, ai bisogni economici, ai modi di pensare dei vari territori. L'Italia è molto grande, sappiamo che viviamo da culture diverse, quindi se volete potenziare ancora di più, renderlo migliore, questa autonomia ben venga. In realtà il titolo non corrisponde al contenuto. Se invece di parlare di superamento del bicameralismo paritario si fosse scritto di appunto instaurazione di un bicameralismo confuso, secondo me si sarebbe messo, quello veramente sarebbe stato quello che accade. Il Senato, io devo dire, poi naturalmente il professor Ceccanti ha la soluzione, però io di questa soluzione sinceramente non sono così convinto, leggo, rileggo, cerco di, appunto, di confrontarmi anche con chi ne capisce un po' più di me, faccio solo degli esempi, li ho scritti, ma sono tanti purtroppo le cose che non riesco a capire. Ecco, faccio una battuta, ma mica, per dire, non mi allontano da un contenuto sostanziale, e la Polizia di Stato, tutti quanti, 5 minuti, quando, voglio dire, agli anziani dicono sempre, mi raccomando, quando non capite qualche cosa non la comprate, perché sono normalmente dei truffatori. Quindi se voi leggete la Costituzione, e come Ruggero Po, io giornalista, voglio dire, della RAI, Ruggero Po, che appunto ha intervistato anche Unida ed era assolutamente imparziale, perché una sera portava uno del no, un'altra sera portava uno del sì, quindi era assolutamente imparziale, lui, poco prima di andare in pensione con nessun interesse, ha detto a uno del sì che intervistava e cui dava la parola come alla Unida il giorno prima, 2 giorni prima, e disse: io l'ho letta e non ci ho capito niente, cioè, non è l'ultimo arrivato, testualmente l'ho detto così, cioè, non lo sono inventato, l'ho proprio sentito. Alcuni esempi, appunto, il Senato sarà composto, secondo la riforma costituzionale, da 73 consiglieri regionali e 22 sindaci dei comuni, apparentemente perché? Perché io leggo la norma transitoria con quella con cui andremo, se verrà, se vincerà, prego? No, anche lì, ecco, c'è un dubbio, anche là non si sa se i sindaci saranno 21 o 22, secondo me sono 22 perché sono 20 regioni più le due province, e siccome prevede che ogni elezione, ogni elettore del Senato deve avere un sindaco, il Trento avrà il suo, Bolzano avrà il suo, e quindi 2, quindi 20 più 2, 22, quindi dovrebbero essere 22, però qualcuno dice 21, già qui, come dire, parliamo di costituzionalisti, Pallante, Zegerbeschi, altri, che hanno questi dubbi, non hanno preferenza obiettivamente tra 21 e 22, esprimono i dubbi. Cioè, comunque non ci cambierebbe granché. Però diciamo che parliamo di Costituzione, non di una legge. Se ci fosse il dubbio che io non ci cambierebbe. Vabbè, non ci cambierebbe, però invece cambia molto. Noi che leggiamo queste robe qui, però il dubbio c'è. Ma non è quello. Non sono d'accordo con il professor Ceccanti, non è questo. Però insomma, qualcosina cambia, ogni più in più. In realtà, se leggiamo, io veramente non l'ho capito, la disposizione transitoria. Innanzitutto il Senato, questo Senato un po', verrà eletto dai consigli regionali. A leggere la norma costituzionale, tutti questi componenti, i 73 più 22 o 74 più 21, sono eletti dal consiglio regionale.
Allora, con metodo proporzionale. Proporzionale a che cosa? È vero, sarà una legge che ce lo dirà, ma la Costituzione qui è essenziale che ce lo dica, perché questo Senato poi farà anche le riforme costituzionali, perché manterrà il potere di riforma costituzionale. Proporzionale al numero dei voti o proporzionale alla seggi, perché è ben diverso, perché essendoci la stragrande maggioranza delle regioni, credo tutte, il sistema maggioritario, le cose sono ben diverse. Ad esempio, provincia autonoma di Trento, verosimilmente i due senatori, se faccio una valutazione, ma comunque se votano compatti se le prende la maggioranza tutte e due, quei due senatori. Se invece andiamo come numero di voti... La maggioranza è il 55%, quindi ne prende uno la maggioranza e uno la No, con le conti va. Prima di tutto non è detto che saranno due liste. Chi dice che sono due liste? Cioè, ad esempio, adesso, io mi dispiace fare politica, ma se io... alle firme da raccogliersi per il referendum sono finite in qualche angolo o in qualche cassetto all'interno del Parlamento, o al meglio sono state fatte proprie in parte da parlamentari che le hanno assunte come propria proposta, no? Proposta di legge. In questa riforma viene definito una sorta di statuto di garanzia per cui anche le iniziative di legge che vengono dai cittadini devono avere la garanzia, i tempi certi di assegnazione alla discussione, e devono avere tempi certi e garanzia di una come dire, assunzione di responsabilità da parte del Parlamento rispetto a ciò che i cittadini hanno chiesto. Questo era uno dei temi, poi ce ne sono tanti, però adesso c'ho la confusione in testa. Allora, mi hanno comunicato a più riprese che qui scatta un allarme a una certa ora e che quindi l'evacuazione della sala deve essere effettuata in maniera certa e ordinata e contingentata. Però abbiamo questo, è un tempo che non è tra poco, è praticamente a mezzanotte come Cenerentola, cioè, abbiamo quindi uno spazio che dobbiamo ben utilizzare, perché sarà interessante sentire un po' anche i rimandi. Io vi chiederei quindi se ci sono degli interventi, io utilizzerei un quarto d'ora, massimo 20 minuti, sarò un pochino più cattivella con quelli che intervengono dal pubblico rispetto ai relatori, con i tempi, e ci sono diversi giornalisti che vedo, intravedo, anche alcuni che conosco, altri no, giornalisti e giornaliste che si occupano anche di queste tematiche sulle testate, ma ci siete tutti voi cittadini e cittadine che chissà quante domande avete in corpo. Difficilissimo contenerle in pochi secondi e vi chiedo di fare proprio degli interventi proprio così, incisivi e concisi. Abbiamo un quarto d'ora, in modo da avere 10 minuti poi a testa prima che suoni l'allarme. Chi rompe il ghiaccio? Abbiamo visto che i ghiacciai qua si stanno un po' sfibrando. Prego. Se potete dire il nome, così rimane anche nella registrazione. Corradini. Vorrei che il consor Ceccanti chiarisse o si facesse carico dei modi effettivamente sgradevoli per l'opinione pubblica che ha assistito a questo percorso, i modi sgradevoli con cui si è deciso di tagliare i tempi, di fare delle azioni abbastanza pesanti di taglio degli interventi e così via. E se i 3 milioni di emendamenti proposti da Calderoli e così via hanno giustificato o meno questi canguri, eccetera. Di solito si dice che questo scandalizza i cittadini. Voi che l'avete vissuto come responsabili dell'operazione, che ha una sua coerenza, ovviamente, cominciando il film dall'inizio. Come l'avete vissuta questa vicenda? Io ho vissuto il tentativo di fare da parte di qualche parlamentare delle proposte migliorative di leggi, oltre che di questo testo, e ho
visto che sono stati mortificati e che si è andato avanti lo stesso. Uno potrà dire, in fondo se non si riesce a fare nulla, meno male che sia pure in un metodo, con un metodo da dittatori dell'antica Roma, si è riusciti a fare questa cosa, se è tanto importante. Ecco, io vorrei che rispondesse a queste cose, per dire è convincente o no. Grazie. Qualche altra domanda? Posso? Prego. Battista Villa. No, io volevo, oltre all'errore di Renzi da personalizzare, che finalmente l'ha capita e così via, non ho ben capito adesso a che punto, cioè, perché è il famoso combinato esposto, mi pare che è un po' convitato di pietra di stasera, cioè la legge elettorale, così per Italicum, con la riforma costituzionale, che fine fa? Perché sembra che nel dibattito abbia probabilmente capito, diciamo, la maggioranza che così non può andare, perché è chiaro che la sovrapposizione comunque di un indebolimento chiaramente democratico della Costituzione rispetto anche a una elezione per Italicum sarebbe dirompente, quindi la difesa, secondo me, di numerosi cittadini porterebbe al voto negativo. Benissimo, bravi nella concisione. Qualche altra domanda che così ci consente di far intervenire più persone? Prego. Allora, io sono Urbano e vengo proprio da Bruxelles, sono della Rosa Bianca. Noi stiamo attraversando tempi turbolenti a livello internazionale. L'Europa, con le proposte di riforma dei trattati per far fronte anche al Brexit, di cui parleremo domani al convento e cui vi invito a venire se siete interessati, ci chiede di aumentare la stabilità dei governi incessantemente, di aumentare la cosiddetta governabilità per non perdere il passo con le riforme che vengono fatte in altri paesi. Allora, con la riforma che ci troviamo davanti, avremo veramente un sistema paese più resistente, più stabile, più capace di resistere alle pressioni che ci vengono dall'esterno, oppure ci troveremo davanti a un conflitto di attribuzione fra la Camera e il Senato costante che ci impedirà di procedere con le riforme nei prossimi anni finché tutte le competenze degli uni e degli altri non vengano sicuramente determinate? Benissimo, qualche altra domanda? Le facciamo tutte così al giro, perciò vi chiedo di intervenire se bolle qualcosa in pentola. Prego. Io avrei una domanda che non... Ci puoi dire il tuo nome per la registrazione? Grazie. Ho una domanda che non c'entra direttamente con la riforma, con le novità della riforma, ma con le argomentazioni che spesso vengono fatte guardo all'esterno. E mi chiedo, siccome ho fatto un esame all'università di diritto pubblico, per cui qualcosina sono riuscito a capirci, mi chiedo se la tripartizione dei poteri tra legislativo, esecutivo e giudiziario è ancora aggiornata oggi, cioè se ha ancora senso oggi, perché sui testi che io ho letto, sui testi che ho studiato brevemente, leggevo che invece oggi la divisione tra i poteri può essere invece potere governativo e potere di controllo, e quindi volevo chiedere a voi, che siete sicuramente esperti, come la pensate su questo tema, e secondo voi se la tripartizione dei poteri, come la conoscono tutti, ha ancora senso citarla oggi oppure no? Grazie. Prego. Una battuta. Nome? Michelangelo Ventura della Rovina. Volevo proprio una battuta semplicissima, prendendo lo spunto dall'intervento del dottor Profitti. Le regole andrebbero cambiate generalmente, soprattutto le regole costituzionali, in un consenso più ampio che non a colpi di maggioranza, a mio avviso. Comunque penso che in generale forse sarebbe meglio chiedersi se è più opportuno porre mente al cambiamento delle regole o invece porre mente al cambiamento dei comportamenti, e questo con riferimento alla classe politica attuale e agli atteggiamenti assunti dai politici che sono talmente diffusi per quanto riguarda la malversazione, i comportamenti scorretti, che non sono un buon esempio per i cittadini tutti. Benissimo, prego. Io vorrei collegarmi vorrei collegarmi all'ultima domanda che è stata fatta e rivolgerne una al dottor Profitti. Nella descrizione che lei ha fatto ha posto molto l'accento sulla bontà del nostro testo costituzionale.
costituzionale e al fatto che questo sarebbe stato tradito, come dire, dagli italiani che pur avendo la più bella costituzione del mondo si comportano in modo, non lo sai, beh, ma i politici sono anche loro italiani, quindi la minoranza è, riteniamo davvero che si possano cambiare gli italiani per farli seguire la più bella costituzione del mondo, o è forse il contrario, che è la costituzione, sono le regole, sono queste le cose sulle quali i politici, la comunità, tutti noi possiamo agire per far sì che i cittadini si comportino in modo migliore? Io la penso così, però vorrei ribadirle la domanda. C'è una contemporaneità di alzata di mano, prego. Grossi chiedo, prima è stato accennato, solo la frase, con la riforma saranno chiare le funzioni della Camera e del Senato. Mi sembrava che il dottor Profiti abbia qualche dubbio in merito. Vorrei chiedere se effettivamente è così chiaro quali saranno le funzioni, al di là delle potestà legislative, ma le funzioni del Senato. Francesco Lauria, lo so io vengo da una provincia ordinaria, non speciale come quella in cui sono, però sono rimasto attonito di quello che è successo sulle province in questi anni, perché non c'è stata un'abolizione, ma in attesa dell'abolizione delle province c'è stato, diciamo, una sorta di tentativo di omicidio e si è costruito un sistema elettorale di secondo livello agghiacciante. E che molti, allora io vedo molte similitudini con il sistema del nuovo Senato. Quindi mi interessava capire cosa ne pensate, e io vedo anche un percorso in cui si aumenta sempre più l'elezione non indiretta, l'abolizione delle circoscrizioni e così via, e quindi io lo vedo in un percorso in cui ci allontaniamo, visto che sono considerate spreco di risorse, nessuno aveva 3-4 elementi con tutti i limiti che il sistema delle province, delle regioni possa avere, però c'è un filo conduttore preoccupante nel metodo. Non aver aspettato l'abolizione costituzionale delle province ad averle in qualche modo uccise è un altro elemento che ci può far riflettere. Qualche altra domanda? Sono già tante. Allora, ne faccio ultima una io sulla stabilità. Il prezzo della stabilità rispetto alla, Rubano parlava dell'inserimento, quindi il prezzo che viene posto su questo, da questo tipo di Europa, che dobbiamo ragionare se tradisce o rispetta i principi delle varie carte europee. Cioè, su questo altare della stabilità di governo, che cosa siamo disposti a sacrificare? Da chi partiamo? Giro inverso oppure giro stesso? Decidete voi. Stesso giro? Vai, professore. Cioè io. Ovviamente le domande sono tante e soprattutto anche gli spunti venuti dagli interventi del allenatore sono tanti, quindi procedo come si dice per flash. Sono argomenti simili. Quindi mi scuso di motivare poco, ma per quanto riguarda la coerenza del testo, osservazione della professoressa Borgonò, è un testo che certamente ha almeno due oggetti diversi, cioè il bicameralismo e le regioni, poi ne ha tanti altri, ma che il bicameralismo e le regioni si tengano, in astratto è vero, ma in concreto non è vero, sono due cose completamente diverse, uno è la struttura bicamerale del Parlamento, quindi il modo in cui si fanno le leggi, e se l'altro dice come, l'altro è il rapporto Stato-Regioni, titolo quinto, sta nell'articolo 114 fino a 135, un po' meno. Sono due temi diversi, su questi due temi, almeno su questi si dovrebbe poter dare un voto differenziato, perché io mi meraviglio che il tema dei poteri delle regioni venga praticamente
messo da parte, è importante il Senato, è importante rifare il Senato, è importante il bicameralismo, e non si parla mai dei poteri delle regioni. E su questo la riforma fa una scelta grave, gravissima, di riaccentramento. Ed è paradossale che si dica, siccome la Corte Costituzionale ha accentrato con le sue decisioni, ed è vero, molte volte, anche correggendo errori della riforma del 2001, ma anche andando molto oltre, è vero. E allora noi andiamo ancora oltre, cioè diciamo che non c'è più l'autonomia legislativa vera, perché adesso, detto in sintesi, è così. Una volta che tutte le materie tipiche delle regioni, governo del territorio, tutela della salute, politiche sociali, istruzione professionale, sono materie portate alla competenza esclusiva dello Stato, la quale Stato potrà dettare, dice la nuova riforma, solo disposizioni generali e comuni. Ma che vuol dire disposizioni generali e comuni? Non solo principi, perché però si lasciava come era prima. E allora vuol dire che lo Stato detterà quello che vorrà e lo spazio che rimarrà, rimarrà per le regioni. Allora, abolire la competenza, svuotare la competenza della direzione delle regioni è una scelta grave, che secondo me da sola merita un no che io vorrei dare a questa parte della riforma, ma che purtroppo non si può dare se non verrà scomposto il quesito. Sull'altro tema della maggioranza, c'è comunque un effetto del modo, ha ragione Stefano Recicando quando si ricorda la storia di questa, però bisogna dire che alla fine per i cittadini l'immagine della Costituzione come casa comune, come terreno comune, viene inevitabilmente indebolita da questo modo, anche solo per il fatto che più o meno strumentalmente ci sono parti politiche che prima dicono sì, poi dicono no, poi si distaccano. Cioè, oggi di fatto, se si approva questa riforma, la Costituzione del domani avrà dietro di sé un consenso minore di quello che aveva la Costituzione del 48, e questo secondo me è grave. Poi sono d'accordo che bisogna domandarsi quali sono i veri problemi. Allora qua più volte è stato evocato il tema della stabilità, instabilità e governabilità. Stabilità cosa vuol dire? Che i governi sono sempre gli stessi, cioè è un governo duro, insomma. Diciamolo chiaro, la stabilità dei governi non dipende dal fatto che ci sia una Camera o due Camere, dipende dal fatto che si riesca a creare una maggioranza coesa e stabile. Queste sono condizioni politiche. Allora, poi si dice, ma la legge elettorale può fare in questo campo, e qua dovremmo aprire tutto un altro capitolo per dire se lo fa in un modo giusto o se lo fa in un modo eccessivo, cioè dicendo allora un partito solo vince anche se ha il 25% dei voti all'inizio, poi il ballottaggio fa solo tra due, quindi vince quello e governa per 5 anni. Io non sono d'accordo in questa visione, che mi sembra impoverente della democrazia, ma comunque non c'entra con la riforma. La riforma da questo punto di vista non cambia nulla, non produce stabilità, perché avere una Camera o due che danno la fiducia al governo e che approvano le leggi non incide sulla stabilità, non c'è un... ma neanche al limite, è vero che un procedimento legislativo che non veda la cosiddetta navetta per più di una volta potrebbe astrattamente accelerare il procedimento legislativo, cioè adesso è una Camera, poi un'altra, e poi eventualmente se la seconda ha modificato, torna alla prima, e se la prima rimodifica, torna ancora alla seconda, potrebbe andare avanti teoricamente molte volte. Di solito tre sono le leggi. Ma questo è il procedimento legislativo. Ma se noi andiamo a guardare la realtà, ci accorgiamo che il fatto che le leggi vengano approvate in un tempo ragionevole non dipende dalle due Camere. Scusate, io sono andato a rileggermi la storia vi ricordate il secondo governo Berlusconi 2001, stravince la centrodestra, una maggioranza stabile e coesa al momento, poi si sfalderà nel tempo, ma al momento è una maggioranza stabile e coesa. Bene, in quelle mesi del 2001 le leggi si approvavano nel giro di 3 mesi, 4 mesi, 2 mesi e mezzo. La legge sulle reati societari, la legge sul rilancio dell'economia, la legge sulle infrastrutture, la legge sul finanziamento del terrorismo internazionale, disegni di legge, non decreti, non parlo di decreti di legge che come al solito erano alluvionali allora come sono stati alluvionali in tutti i governi precedenti e successivi, ma di leggi normali approvate nel giro di 3-4 mesi, in cui tra la prima delibera della Camera e l'ultima delibera del Senato qualche volta correvano addirittura meno di 3 mesi, 2 mesi, cioè non sono quelli i tempi che paralizzano il procedimento legislativo. Perché? Perché
Là c'era una politica che sia in quel momento si imponeva, era ampiamente condivisa dalla maggioranza. La maggioranza, c'era una maggioranza che stava insieme e quindi faceva tranquillamente le leggi. Quindi nessuno pensava che il bicameralismo impedisse al governo di portare in porto le leggi. Quindi né la stabilità dipende dalle due camere, né la eccessiva lentezza. Poi certo bisogna ammettere che se si elimina uno dei possibili passaggi parlamentari, un qualche innestrato, almeno un qualche elemento di abbreviazione dei tempi c'è sicuramente. Il tema vero però nostro, il nostro vero problema, è la qualità delle leggi, che sono fatte male, sono troppe leggi. Quindi noi non riusciamo a fare leggi perché abbiamo due camere, quindi abbiamo troppe leggi, troppo dettagliate. Il Parlamento, il governo e il Parlamento non hanno mai imparato o si sono mai voluto mettere, cimentare con l'impresa di scrivere leggi di principio, leggi semplici, e poi magari demandare a regolamenti, come nel 90 si è detto si fa una delegificazione. Non è stato niente. Perché? Perché c'è un modo di legiferare che dipende da fattori politici, dipende dal fatto che gli interessi si aggregano e si attaccano al procedimento legislativo o al governo, vanno a perorare la loro causa al ministero e poi vanno a perorarla presso questo o quel deputato o senatore. Sono fattori politici. La qualità delle leggi purtroppo non verrà migliorata da questa riforma, anche se passasse, ma non dipende dal sistema istituzionale, dipende da fattori essenzialmente politici. Insomma, la domanda vera è: per rimediare ai veri mali del nostro paese ci vuole ingegneria costituzionale, e questo è il tentativo della riforma costituzionale, o ci vuole politica fatta in un altro modo, diversamente, eccetera. Io credo che ci voglia assolutamente politica, che sarebbe un'illusione pensare attraverso l'ingegneria costituzionale di migliorare i modi attraverso cui oggi si governa e si legifera. E allora capisco che qui, ma mi dispiace molto che qui non un qualsiasi politico, ma il Presidente del Consiglio mi venga a dire: ma guardate, stringiamo i tempi, chi vota sì, vota per tagliare le poltrone, per ridurre i posti dei politici, parola testuale, chi vota no mantiene il Parlamento più numeroso e più costoso della storia dell'Occidente, con 945 parlamentari super pagati. Allora io dico: ma se questo è il Presidente del Consiglio, mi viene a dire che il tema vero è questo. Allora io dico: siamo nel pieno dell'antipolitica. Il messaggio dell'antipolitica oggi è questo: i politici non servono a nulla, fanno solo danni e sono troppo pagati. Quindi il vero problema è mandare a casa i politici. Bene, se la riforma la facciamo per realizzare, come dice il Presidente del Consiglio, questi obiettivi, credo che abbiamo fatto un passo molto indietro nella storia della democrazia. Perché, scusate, parlamentari super pagati, ma chi è che stabilisce l'indennità dei parlamentari? L'indennità dei parlamentari, dove è stabilita? Nella Costituzione? No, questo dice che c'è un'indennità, ci vuole un'indennità. Perché ci vuole un'indennità? Perché altrimenti chi non ha mezzi propri non può essere eletto, perché non può lavorare e quindi non può. Quindi, è un principio fondamentale della democrazia, quello. Ma chi stabilisce l'indennità? La legge, le leggi fatte dalla Camera. Allora, oggi perché questa riforma viene presentata come la riforma che taglia le poltrone? Io, questa storia di chiamare poltrone i seggi parlamentari o i seggi consigliari è uno scandalo, perché non sono poltrone, sono seggiolini duri dove chi ci sta, se fa bene il suo mestiere, fa fatica e deve far fatica e non deve. Allora è inutile, smettiamola con l'antipolitica, se noi andiamo dietro a quel verso, allora mandiamo a casa veramente tutti, come qualcuno dice. Se invece vogliamo fare seriamente le cose, non diciamo che facciamo la riforma per tagliare le poltrone. Quindi l'antipolitica. Poi ci sarebbero i temi proposti qui, la legge elettorale, questo sarebbe un tema grosso. In estrema sintesi dico che la legge elettorale deve cercare di favorire la formazione di maggioranze, per esempio stabilire delle soglie di sbarramento in modo tale che non ci sia un eccesso di frazionamento, questo sì, ma non può pretendere di ridurre l'elettorato a una sorta di letto di procuste, per cui se io ho deciso che solo due devono essere i partiti che competono fra di loro, uno vince e uno perde, e allora tutto quello che è fuoriesce dal modello bipartitico non va bene. L'Italia è come questo, pretende un modello bipartitico, e io dico che il modello bipartitico non c'è, magari quello potrebbe essere esaurabile, oggi
non c'è in nessuno Stato dell'Europa il bipartitismo, neanche in Gran Bretagna, dove è l'UKIP piuttosto che. Quindi voglio dire, qual è il tema, come si può consentire, favorire la formazione di maggioranze, ma senza pretendere di tagliare le gambe all'individuo che è più lungo dell'eletto, insomma, come nel caso del mito di proposte. E l'ultimo è la divisione dei poteri. È vero che oggi la divisione dei poteri non può essere concepita in quei termini di tre poteri equidistanti, perché legislativo ed esecutivo sono due poteri fortemente compenetrati fra di loro, mentre il senso garantistico della divisione dei poteri sta più nella distinzione fra poteri di governo e poteri di garanzia. Ma questo non toglie che il rapporto fra l'esecutivo e il legislativo, che non può essere un rapporto di separazione, come è meglio realizzarlo. C'è chi punta di più sull'esecutivo e dice: i parlamenti ormai sono morti, i parlamenti non hanno più, diciamo, non sono più istituzioni per i tempi nostri. Quindi quello che ci vuole è un esecutivo forte, quindi eleggiamo direttamente il Presidente del Consiglio, eleggiamo direttamente il Presidente della Repubblica. Questo discorso l'abbiamo sentito tante volte, che ha una sua, come dire, astratta plausibilità, ma secondo me va in direzione di impoverimento della democrazia. Oppure invece riteniamo che il Parlamento sia importante, allora si tratta di organizzarlo e di farlo funzionare nel modo migliore possibile. Bene. Parto però dall'abile retorica del dottor Profiti. Il dottor Profiti, l'abile magistrato dell'accusa, adotta un abile sistema che consiste nel ridicolizzare la posizione della difesa. C'è qui Olivieri, magari se lo sarà trovato qualche volta voluto, non so, come avvocato. Ora, se uno prende un testo che non è mai stato applicato, è molto facile prendere questo testo, ci sono tante interpretazioni possibili perché il testo non è ancora applicato, uno sceglie la peggiore e dice: ecco, vedete, questa è la peggiore, sarà quella che ne ricaverà, oppure sono in disaccordo su come viene interpretato, quindi dimostrazione che la riforma è sbagliata. Nella sua cattiveria non arriva però ai punti di questa ottima antologia, La Costituzione criticata, che pubblica le critiche svolte nel 48 al testo della Costituzione 48 usando la stessa retorica del dottor Profiti. Qui, da Salvemini fino al padre Messineo, si dicevano le stesse cose con più cattiveria che dice il professor Profiti, sia sugli articoli della prima parte che sugli articoli della seconda, che il testo non era chiaro. Cos'è questa storia del ministro proponente degli atti del Presidente della Repubblica? Molto spesso la proposta non c'è, dovevano scrivere competente, guardate come sono ignoranti, hanno sbagliato un aggettivo nella Costituzione. E siccome tutti gli atti presidenziali sono controfirmati, quali sono gli atti del Presidente che controfirma il governo e viceversa? Prendevate 10 manuali di diritto costituzionale, prima che fosse applicata la Costituzione, i 10 vi davano un elenco diverso degli atti presidenziali di quelli governativi. Faccio un esempio: oggi siamo tutti portati a ritenere che i 5 giudici nominati dal Presidente della Repubblica siano 5 che nomina il Presidente della Repubblica e il governo ci mette la controfirma. C'è stato uno scontro frontale tra il governo e il Presidente della Repubblica sotto Einaudi, perché c'è stato il dibattito, dice, ma la Costituzione no, secondo la Costituzione io la leggo che è un atto governativo, li sceglie il governo e controfirma il Presidente. Poi c'è uno scontro politico, ha prevalso il Presidente, e da allora noi diamo tutti per scontato il manuale di diritto costituzionale che sia un potere presidenziale, ma lo diamo perché c'è stato un esito, si è chiarito nell'applicazione, molte cose si chiariscono sempre nell'applicazione. Comunque ripeto, quello che dice il dottor Profiti della riforma costituzionale è molto più buono di quello che dicevano qui una ventina di autori di estrazioni più varie del testo della Costituzione del 48, che noi oggi riteniamo ottimo perché sappiamo come è interpretato. Lo riteniamo senza ambiguità perché sappiamo come è interpretato, ma a far così dopo che un testo è interpretato sono buoni tutti. Quindi, diciamo, dovremmo partire non dal caso peggiore: uno prende una riforma ancora applicata, prende l'interpretazione peggiore e la dà per buona, perché altrimenti così, diciamo, è una comparazione tra una cosa nota e una ignota, uno prende l'ignota, la cosa peggiore, e però non corrisponde alla realtà. Ma io vengo poi alla domanda specifica sull'ostruzionismo e su varie cose che sono accadute in questa legislatura. Le sostituzioni in commissione di parlamentari dissidenti del partito. Io ho fatto il senatore per 5 anni nella scorsa legislatura, per 3 di questi 5 anni sono stato in minoranza interna al mio partito. Io non ho mai votato in commissione dove si è designati al gruppo contro il mio partito, ma non ho mai pensato di farlo. Per
perché nella logica della vita democratica interna un partito, uno ha una posizione, si fa democraticamente l'assemblea del gruppo, prevale una posizione in commissione. Io ho votato varie cose che ci sono state richieste a Bersani, molto spesso le più importanti non le condividevo affatto, anche sulla Costituzione, perché su questi punti chiave si è tenuti, c'è stato un atto, ci sono stati degli incontri, delle delibere interne, altrimenti per cosa si fa un'assemblea di un gruppo per stabilire una linea del gruppo? Altrimenti è inutile fare l'assemblea, c'è un'assemblea, una linea privata in commissione, dico soprattutto. Comunque io adotto per gli altri il criterio che ho adottato io mi sono sempre comportato così e ritenevo giusto che fosse questo. Se non lo ritengono, siccome in commissione si è designati al gruppo, si è sostituiti. La storia delle tecniche anti-ostruzionistiche, bisogna valutare le tecniche anti-ostruzionistiche rispetto a cosa hanno fatto gli ostruzionisti. Allora, Calderoli, nella prima lettura al Senato, era il correlatore della riforma costituzionale insieme a Anna Finocchiaro, perché in prima lettura si è stabilito che ci fosse un relatore della maggioranza e uno di opposizione, tant'è che Calderoli nel suo gruppo si era contraddistinto perché voleva che almeno all'inizio il gruppo si astenesse. Col cambiamento di segreteria della Lega e l'arrivo di Salvini, quando il testo è arrivato in seconda commissione, Calderoli si è messo con una certa abilità a inventarsi milioni di emendamenti che non si erano mai visti nella storia del Parlamento. E voi mi dite che fare un canguro a milioni di emendamenti casuali inventati con un algoritmo è una reazione sproporzionata? Ragazzi, cioè, ma di cosa parliamo? Stiamo sull'atto. Il canguro è una tecnica antiostruzionistica per cui si balza da un emendamento a un altro facendone saltare vari in mezzo. E dipende che cosa hanno fatto l'opposizione. Se l'opposizione ha cercato di far passare degli emendamenti di contenuto ragionevoli, si possono accettare o non accettare, così via, ma se le presenti solo per bloccare il testo, noi stiamo parlando di un testo che ha avuto 6 letture parlamentari, qualche centinaio di emendamenti approvati, alcuni migliorativi, indubbiamente migliorativi, perché il primo Senato era dei sindaci con il Presidente del Consiglio ed era sbagliato, altri peggiorativi, come secondo me il quorum per il Presidente della Repubblica è troppo alto, che per eccesso di buonismo sono stati dati le minoranze. Però non si può dire che un percorso che cambia un pezzo della seconda parte in 3 anni di una Costituzione votata per intero un anno e mezzo siano tecniche anti-ostruzionistiche sproporzionate. Dice il professor Onida, cioè, però alla fine del percorso c'è il rischio che non sia avvertita come cosa di tutti. Ma è avvertita come cosa di tutti se funziona, perché se un testo dimostra di funzionare diventa di tutti. E l'elezione diretta del Presidente della Repubblica in Francia nel 1962 è stata votata solo dalla maggioranza. Il ricorso preventivo delle opposizioni in Francia nel 1974 è stato votato solo dalla maggioranza. E con quella legge Mitterrand è diventato presidente, si è sognato bene da ritoccarlo, e il controllo preventivo di costituzionalità da parte delle minoranze è diventata negli anni di governo del centrodestra, fin dal 74, fin da subito, i socialisti hanno imparato a usare quel controllo preventivo che non avevano votato, e quindi il consenso si è creato perché si è dimostrato che in quel contesto erano riforme che funzionavano. Se invece noi accettassimo poteri di veto, non facessimo le riforme o facessimo le riforme sgangherate per ottenere più voti possibili, avremmo un consenso di partenza alto, ma poi questo consenso si perderebbe perché sarebbero testi che non funzionerebbero. 2 minuti. Stabilità. Sì, c'entra il doppio rapporto fiduciario, perché, ripeto, nel 94 Berlusconi ha dovuto ricorrere a transfughi fin dall'inizio. Nel 96 Prodi ha dovuto dipendere da Rifondazione Comunista alla Camera, nel 2006 Prodi non aveva la maggioranza al Senato da subito ed è caduto dopo perché si è verificato questo, nel 2013 abbiamo avuto il blocco iniziale, non è un elemento contingente, è un elemento strutturale che espone a dover cercare trasfughi, a creare maggioranze artificiali e non naturali, è un errore, non è l'unico elemento, ma è un errore grave, comunque non sarà quello decisivo. Conveniamo che è un problema, togliamolo di mezzo, però mi dovete dare 2-3 minuti per parlare del procedimento legislativo. Cos'è nella realtà il procedimento legislativo? Il procedimento legislativo funziona così. I numeri su quanto ci vuole approvare in Parlamento appaiono bassi perché ci sono dentro una marea di leggi, conversioni di decreti e una marea di autorizzazione alla ratifica di micro trattati
assolutamente minimi che devono passare tutti in aula. Quelli abbattono apparentemente la durata dell'approvazione. Deflazionato da questa roba, i tempi di approvazione dei disegni di legge governativi sono biblici, mentre in tutte le democrazie parlamentari l'ordine del, a cominciare dall'Inghilterra, democrazia parlamentare, l'ordine del giorno della Camera lo fa la signora May. I tre quarti del tempo, di quando, come si vota, siccome il governo ha avuto la fiducia, il quando e come si vota lo decide addirittura il governo nell'ordinamento inglese, con un pezzo di tempi dati all'opposizione per l'indirizzo politico alternativo, non in paesi dittatoriali, nella patria del governo parlamentare che si ritiene una conseguenza. Da noi questo non c'è. Allora ci siamo inventati dagli anni 70, la relazione di Scoppola con il 79 parla di alluvione decreti nel 79, ci siamo inventati questa roba, siccome il governo non ha certezza dei suoi disegni di legge, ricorre ai decreti. Quindi i decreti non vengono usati per necessità e urgenza, vengono usati per inviare, cioè per risolvere i problemi di attuare il rapporto fiduciario. Li mando ad una Camera. Una volta che li mando, ci sono tutti i parlamentari che sanno che quello è l'unico treno che arriva a Yuma, perché gli altri non arrivano. Allora si apre quello che i politologi chiamano un bargaining, che è una specie di zuc levanchino, per cui di notte, nella commissione affari costituzionali e in commissione bilancio, si decide un criterio empirico adottato da tutti i governi, nell'ultima fase della prima repubblica, della seconda, quello che volete voi. Il criterio è il 50%. Se c'è una legge di conversione dei decreti con 50 tomi, te ne do 25 ai gruppi di maggioranza. E si aprono le trattative con i gruppi interni a maggioranza più forti, che si fanno dare emendamenti di micro legislazione, per cui il decreto si gonfia da 50 a 75. Ovviamente bisogna chiuderla lì, perché lo posso fare in commissione con 20 persone, commissione affari costituzionali, commissione bilancio, in queste notturne. In aula devo mettere la fiducia, perché non lo posso fare con 315 o 630. Poi vado all'altra Camera. Non vorrete mica negare ai parlamentari dell'altra Camera un altro 10% di emendamenti da fare di notte in commissione bilancio e in commissione affari costituzionali? No. E quindi rifate la notte, rigonfiate un altro po' la legge di conversione dei decreti, ci mettete la fiducia in aula, la mandate per il terzo passaggio, in effetti i passaggi sono tre, questa roba qui, poi magari di notte avete messo degli emendamenti che non vi accorgevate, li volete togliere la mattina perché qualcosa vi puzza, che c'è un po' di strano, il correttore di Word vi trova due pezzi dell'emendamento su tre e vi resta un terzo nel mezzo, non c'è problema. Non appena la legge andrà in gazzetta ufficiale si farà un decreto che ucciderà la norma estranea nel momento in cui. Questo è il procedimento legislativo oggi. Questa cosa qui la difende il no. È un problema di regole. Questa roba qui e non la cambia nessuno. Perché finché il governo non ha la data certa sui disegni di legge, non sui decreti, che il Parlamento può modificare perché non sono norma fin dall'inizio, quindi io non ti do il 50% di emendamenti aggiuntivi perché il testo che c'è è intangibile perché è già legge. Si discute di una cosa che è ancora un disegno di legge. La data certa sui disegni di legge serve a disingolfare i decreti. Se tu non vuoi quello che contiene la riforma costituzionale, la data certa per lo strumento fisiologico dei disegni di legge, ti tieni questa roba qui non per cattivo comportamento degli attori, ma per regole istituzionali che hanno obbligato qualsiasi attore della prima repubblica, della seconda, centrodestra, centrosinistra, pure dei nostri amici più cari che hanno fatto il ministro, presidente del consiglio sul servizio cristiano, a fare questa cosa qui. No, quando c'è la vera maggioranza questo non succede. La vera maggioranza non c'è, perché si costruisce con due camere, con due elettorati diversi che nascono fin dall'inizio in questo modo, e io penso che questo sia insostenibile. Fine, cambiatevi l'Italia come volete, ma ci vuole il doppio turno e che gli elettori legittimino direttamente una maggioranza e un governo, altrimenti siamo in un oligarchia e non in una democrazia. Il resto potete fare su dettagli quello che vi pare, ma questo combinato disposto che ti porta al massimo al 54 in una camera di sotto gli organi di garanzia è perfettamente difendibile. Sì, è difficile prendere la parola a quest'ora e molte cose sono state dette.
e vi permetto una battuta, mi pare di capire, come se fossi in un anno di giustizia diretta. Abbiamo una, quasi una confessione, cioè questo disegno di legge di riforma costituzionale è nata da questo vissuto parlamentare, cioè da una patologia. Veramente è una scoperta per me stasera, io queste cose non potevo immaginare, ma così a questi livelli sinceramente se rimango così. E qui con questa patologia si continua, cioè per disinnescare questa patologia, come dire, si cerca di percorrere la scorciatoia. La scorciatoia che in qualche modo determinerà l'allontanamento dalla vera medicina di questa patologia. Dopodiché nessuno pensa che qui ci siano delle soluzioni facili, ma questo non è che lo scopriamo oggi. La democrazia, lo dicono tutti, è una cosa difficilissima e si continua di giorno in giorno, ci si allontana spesso anche in maniera senza necessità di vedere i Duccio, i militari o i colonnelli, no? Ci siamo già allontanati abbondantemente, non è che abbiamo qualcuno che si faccia al balcone e ci ordina, già ora non è che decidiamo molto, anche il Presidente del Consiglio, anche i governi, in realtà le decisioni fondamentali non li prendono nemmeno loro. Io credo che abbiamo, poi magari faccio qualche riflessione puntuale, comunque solo breve, io sono il primo, credo che, di avere l'illusione del decisionismo. È umano, cioè le cose vanno male, siamo un po' in una trappola, effettivamente ci sentiamo in un pantano e lo siamo per certi versi, e la cosa più naturale, più umana direi possibile è quella della scorciatoia decisionale, cioè tentiamo di dire le regole che non vanno, è umano, perché la vera risposta è in realtà siamo noi che non andiamo, cioè come collettività. E invece di lavorare su di noi, tentiamo di volta in volta questo cambio delle regole, come se questo ci desse la salvezza. Ecco. Tutte queste patologie non le ha volute la Costituzione, io lo ribadisco. Ecco, poi è interessante sicuramente leggere quello che è stato discusso in Costituzione, però ormai, come dire, io volentieri vado a vedere quello che è successo dopo. Io ho letto il libro del professor Onida, che prima Grazia ha citato, e lui giustamente tra le cose principali della Costituzione è una cosa su cui all'inizio in pochi, e c'è questa vocazione per l'universalismo e per l'internazionalizzazione del diritto interno, cioè le cose principali che ha voluto la nostra Costituzione e che quelle, io direi, la rendono non trovo sigla più bella, ma sicuramente presentabile come modello anche negli altri stati, è proprio questo. E tutto sommato questo era un aspetto, questo fatto di riconoscere che ci sono le norme internazionali che immediatamente vengono applicate nel nostro ordinamento con prevalenza, questa necessità di aderire agli organismi internazionali che assicurano la pace, quindi l'introduzione del diritto europeo, l'introduzione della convenzione fondamentale. Questa è stata la cosa che di fatto era la parte migliore della nostra Costituzione e si è rivelata dopo, quella su cui magari si è poco discusso. Quindi secondo me c'è questa illusione che la scorciatoia decisionale ci possa salvare, salvo accorgerci subito dopo, e tante volte l'abbiamo già fatto, sperimentato, e questo non va bene, che in realtà diamo la possibilità a chi non ha governato bene, non dico che è un compito difficilissimo per carità, di governare con tante scorciatoie. Perché tutto quello che è stato detto sul processo legislativo dovrebbe rispondere alla domanda che abbiamo un problema di mancanza di legge, cioè che come se ci fossero poche norme. Ne abbiamo bisogno di più e più velocemente, ma io sinceramente di questa abbondanza di norme non ne farei a meno. Il Senato, allora faccio un piccolo esempio, il Senato, questi sono questi consiglieri regionali che sindaci, secondo me invece per i sindaci per la prima tornata non necessariamente ci saranno, non necessariamente saranno i 22 se si legge attentamente l'esposizione transitoria. Comunque, tornando ai consiglieri regionali, dovranno entro 10 giorni per ogni disegno di legge approvato dalla Camera deliberare in 10 giorni se vogliono esaminarlo, per ogni disegno di legge, anche quelli che, per i quali non c'è la competenza del Senato, io voglio esaminarlo e voglio proporti delle modifiche in 10 giorni, e poi hanno 30 giorni per proporre alla Camera delle modifiche. Questo è, diciamo così, per la generalità dei casi, salvo poi alcuni. Ecco, cioè questi fanno i consiglieri regionali, io mai non lo fanno, non l'ho mai fatto ovviamente, ma insomma qualche tempo penso che normalmente il lavoro, se non esclusivo, il principale è quello del consigliere regionale o provinciale.
invece devono, oltre a questo, oltre a dover stare a fare il loro principale lavoro, leggersi tutte, anche immagino la legge finanziaria, e in 10 giorni andare a Roma per ogni disegno di legge approvato dalla Camera, dire lo voglio esaminare, in 30 giorni dire proporre alla Camera, ti propongo queste modifiche, alla Camera, poi tra l'altro se ne può fare un baffo dicendo no, non te le approvo. Cioè è un carrozzone. Poi ha la seconda competenza, dove invece c'è invece il bicameralismo perfetto per una serie di competenze, tra cui riformare la Costituzione, le leggi di riforma costituzionale, una cosa che ancora, devo dire, mi suscita molte preoccupazioni, e quella competenza che così viene definita, che è bicamerale, cioè il Senato deve approvarla al pari della Camera, che dice le norme generali, le forme, i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione, all'attuazione della normativa e della politica dell'Unione Europea. Ora, questo può dire due cose. Una, che tutto ciò, che comunque è traduzione del diritto europeo, deve essere votato dal Senato. In questo momento, cioè, se viene, che se questa è l'interpretazione, il Senato è finito, perché ormai c'è una valanga di normative, di attuazioni e direttive che riguardano l'Europa. Non è possibile umanamente che il Senato possa pronunciarsi su tutto ciò che riguarda l'attuazione di direttive e di regolamenti europei. È impossibile, se lo interpretiamo così. L'altra interpretazione, che in realtà riguarda solo le norme che stabiliscono come l'Italia partecipa all'attuazione, che però è in contraddizione con un'altra norma in cui affida alla regione e agli organismi regionali la competenza in materia decisionale proprio su come attuare il diritto comunitario. Dice partecipa alle decisioni di attuazione del regolamento, delle normative europee. Quindi già questo dà l'idea di come sia difficile configurare le competenze del Senato e creare conflitti. No, non c'erano alternative, ma c'è in realtà una proposta, se si voleva mantenere il Senato, che per me è un'esca. Il Senato ormai, questo bicameralismo, è un'esca per dire eliminiamo il Senato. In realtà non si elimina, in secondo luogo non è quello il problema. Il problema era, c'era una proposta che voglio dire, non ho ancora capito perché non è stata considerata, se si voleva mantenere il Senato delle autonomie. Dice, elegge ogni regione o provincia, elegge 2 senatori. Possiamo anche non dargli nessuna competenza di carattere legislativo, anche semplicemente consultiva o propositiva. Perché non è stata trovata? Guardate, era una proposta nell'ambito del procedimento legislativo interessantissima. Per quale motivo? Elezione del popolo. Era il popolo che eleggeva direttamente a livello regionale due esponenti di personalità. Avrebbero avuto le spalle larghissime, non avrebbero avuto nemmeno bisogno di competenza legislativa, perché con questa legittimazione popolare forte a livello provinciale, le loro proposte avrebbero avuto un peso notevolissimo rispetto magari a un governo che ha la popolazione elettorale del 15-20% di gente che l'ha votato. Quindi loro avrebbero avuto sicuramente. Questo non è stato accettato. Quindi veramente il Senato è un'esca, si poteva non dare nessuna competenza, abolirlo, oppure prevedere un Senato forte a livello propositivo. E l'ultima è quella della stabilità, la governabilità. Se vogliamo essere facilmente governati, allora scegliamo la governabilità. Però dobbiamo ricordarci quello che secondo me succede, l'esempio migliore che abbiamo è la Francia, la più governabile possibile. Cioè, se non hai la legittimazione sociale, il paese non lo sblocchi. Cioè, questa frase che piace tanto appunto al Presidente del Consiglio, non si sblocca se non c'è una vera legittimazione sociale. Perché tu puoi avere la maggiore stabilità possibile, come in Francia, il Presidente e il Primo Ministro sono dello stesso partito, però hai un paese che non ti segue, cioè un paese che ti fa gli scioperi, che ti infiamma i quartieri, che non ti segue da nessuna parte. La vera stabilità si ottiene con la legittimazione sociale. Una Costituzione che viene imposta in questo modo, una legge elettorale che consente a un governo di governare col 15% della popolazione che vota, sicuramente non può avere legittimazione sociale. Per evacuare e 1 minuto poi per salutarci e ringraziarci reciprocamente. Grazie, no, ne uso di meno. Mi interessa partire da quello che diceva Michelangelo e che anche mi pare proprio qui davanti venisse fuori in qualche commento accalorato, perché amiamo tutti la Costituzione, il tema del cambiamento dei comportamenti, che è un po' legato anche a quanto diceva il professore Nida, ma cambiare le regole istituzionali non serve se non si cambia la politica. Io ho una così, insomma, c'è una vecchissima frase di John Stuart Mill che diceva: la qualità di uno Stato altro non è se non la qualità dei suoi cittadini.
Quindi non possiamo pensare che ci sia una sorta di distanza e di abisso caratteriale, comportamentale, di capacità di scelta, che differenzi noi da chi ci rappresenta all'interno delle istituzioni. È logico che all'interno di tutte le comunità, no? Ci sono punte, come dire, avanzate, ci sono persone, gruppi, associazioni, realtà collettive che hanno grande, insomma, grande sensibilità, grande anche competenza e anche capacità. Però poi, come dire, il peso forte è quello della media di tutti noi, quindi le punte avanzate, le punte profetiche che tutte le società per fortuna hanno, sono quelle che aiutano, no, pian piano a trasformarsi, però dobbiamo considerare che dobbiamo vivere e far vivere in modo adeguato la media delle persone che tanto profetica non è. E, insomma, col dottor Profiti abbiamo condiviso alcuni percorsi, no, di formazione alla legalità, di educazione alla legalità, nei quali ci affidiamo proprio al rapporto con i giovani, con gli studenti, con le giovani generazioni, per pian piano costruire questa educazione ad una cittadinanza responsabile, consapevole, adeguata rispetto a quello che desidereremo. Sappiamo però che mentre facciamo questo lavoro educativo, culturale, che comunque è un lavoro lungo, è un lavoro che raggiunge alcuni ma non raggiunge tutti, è un lavoro che dà risultati per alcuni ma non lo dà per tutti, abbiamo bisogno di avere delle regole che consentano di contenere e di orientare e anche di mi verrebbe da dire costringere, no, dentro un canale che sia appropriato certi comportamenti che, se non regolati, questo vale anche per la politica, certo, e vale anche per le modalità attraverso le quali la politica poi esprime i suoi compiti, che sono quelli di assumere decisioni che consentano alle comunità una vita adeguata, all'altezza delle richieste dei loro consociati, all'altezza della dignità delle persone, all'altezza di tutti i primi articoli della Costituzione. Allora, questo per dire, io sinceramente comprendo molti dei dubbi, anche molte delle rimostranze e delle perplessità che anche questa sera sono state rappresentate su questa riforma. Non penso che questa riforma, come dire, tradisca, ma questo ve l'ho già detto prima, tradisca né l'impianto costituzionale né la volontà, diciamo, e l'eredità che chi ha scritto la Costituzione ha consegnato a chi sarebbe venuto dopo. Credo certo, e non lo ritengo però un male, credo che questa riforma scaturisca da quello che Einaudi, proprio in una delle sue appassionate dichiarazioni all'interno della seconda sottocommissione, diceva non basta leggere il testo di una Costituzione per capirla, bisogna vedere la Costituzione che vive per capire quali sono gli effetti che quel testo ha poi realizzato concretamente nella realtà. Allora, la nostra Costituzione ha vissuto 70 anni, è giovane, mi dispiace, giovanissima rispetto ad altre, e in questi 70 anni, come anche è stato ricordato prima, ha manifestato e ha mostrato quasi fin da subito alcune carenze, alcune lacune, delle quali peraltro erano consapevoli gli stessi che l'hanno scritta. Purtroppo questa Costituzione non ha visto una comunità in crescita di qualità, una comunità politica, no? Credo di non dire una bestialità, lo diciamo spesso, ma insomma
la Costituzione l'hanno scritta i Dossetti, la Pira, gli Einaudi, Mortati, oggi abbiamo la Baita di Lorenzago e qualcosa di più. Io, ecco, una cosa che chiederei, lo dicevo prima sommessamente a Valerio Nida, io ogni tanto ho la sensazione che il nostro Presidente del Consiglio dei Ministri non sappia esattamente cosa contiene la riforma costituzionale, no? Perché si deve occupare di molte altre cose, quindi anche lui si basa su slogan che sono triti e che credo facciano anche il male del dibattito che stiamo cercando di costruire. Però ecco, mi verrebbe da dire, tutti noi siamo persone, penso, mediamente intelligenti e siamo in grado di distinguere tra le dichiarazioni del giovanotto, mai non più perché mi sembra che il ruolo stia invecchiando un po' velocemente, ma del nostro Presidente del Consiglio e il contenuto molto serio del testo della riforma di cui stiamo discutendo, che non è frutto delle fantasie di una persona o di due o di tre persone, ma è frutto di un lavoro certamente molto complesso, certamente imperfetto, che però un Parlamento che insomma rappresenta i cittadini e che ha fatto sicuramente uno sforzo non da poco per costruire questo testo, un Parlamento ha fatto e che a mio parere merita di essere messo alla prova, come si diceva prima, nella quotidianità insomma dell'attuazione di una riforma costituzionale. Grazie. Nel ringraziare tutti i partecipanti a questa tavola rotonda e al dibattito, vorrei concludere leggendo quattro righe dal libro di Utopia di Tommaso Moro, che abbiamo ripubblicato con la casa editrice a 500 anni dalla sua stesura. E Tommaso Moro si riferisce al re, al chi governa, non dobbiamo applicarlo in questo caso al governante di turno, ma alla responsabilità politica di questa sovranità. Bisogna poi dire che se un re fosse disprezzato oppure odiato dai suoi sudditi, tanto da non essere in grado di tenerli sotto controllo se non ricorrendo a offese, estorsioni, confische e riducendoli in povertà, allora sarebbe meglio per lui rinunciare al trono piuttosto che difenderlo facendo ricorso a mezzi con i quali riesce di certo a tenersi il titolo di re, ma sicuramente annienta la dignità del suo ruolo. Dovrebbe cambiare la sua incapacità o la sua arroganza, perché in genere succede che proprio a causa di questi difetti il popolo lo disprezza oppure lo odia, e nella democrazia non è uno. Viva con quello che possieda, senza fare danni, adegui le uscite alle entrate, ponga a freno la criminalità ed educando in modo corretto i suoi sudditi la prevenga, invece di lasciare che si diffonda per poi reprimerla. Non rimetta sconsideratamente in vigore delle leggi ormai scomparse dalla consuetudine, specialmente quelle delle quali mai è stata avvertita la mancanza. Tommaso Moro, 1500.